Our satellite Sputnik lifted at 22 hours 28 minutes Moscow time and entered orbit around the Earth. The first artificial Earth satellite in the world has now been created. Миллионы километров облетал искусственный спутник вокруг Земли, и всюду следят за ним неотступно. Signore e signori, buonasera. In diretta dalla Galleria Orlando va in onda una trasmissione dedicata all'arte moderna e contemporanea. Un'idea per una collezione e investimenti.
Signore e signori, una buonasera, ben ritrovati. Un saluto da Alessandro Orlando, come state? Allora, iniziamo questa settimana di fuoco con questa. Siamo proprio a metà di agosto, quindi è un momento straordinario di fuoco vero e proprio, perché è stato davvero un inizio di agosto pazzesco. Questa operazione Orlando Moves piace tanto e piace sempre di più, a me sempre meno, visto le cose, ovviamente i numeri molto bassi, che sono non certo di prenotazione, ma di quello che poi è come esce, come escono le opere d'arte. Ma va bene così, una scelta consapevole la mia. Come sapete, ho deciso di chiudere la galleria di Brescia e tornare in Toscana, perché questa è la mia decisione. Ho 58 anni, ho deciso di tornare a casa, quindi a voi non cambia niente, perché sarò in onda tutti i giorni. Chi mi ferma, ovviamente, ma sarò in onda dalla Toscana invece che dalla Lombardia. Ma per fare questo ho avuto bisogno di snellire il magazzino, questo magazzino molto importante, anche perché in Toscana è tutto molto più piccolo, meravigliosamente piccolo, e quindi anche più gestibile, devo dire. Questo, la verità è questa: io ho acceso la mia rete 7 anni fa e ci avete fatto correre subito, ci avete fatto diventare grandi fin dai primi giorni. E questo mi ha fatto molto piacere, perché ho pensato, seppure lavoravo per altri, no? Quindi molti hanno detto: ma Orlando, ma sei sicuro che sei te, eccetera, no? E poi mi avete giustamente messo alla prova, dopodiché ho detto: bene, sì, Orlando, ci possiamo fidare di Orlando, e poi questa è la sua rete. E ci avete fatto subito correre, ci avete fatto diventare grandi subito. I primi mesi non stavamo dietro alle vostre prenotazioni, esattamente come state continuando a fare anche adesso. Avete fatto dei numeri pazzeschi dall'inizio di agosto. Sicuramente l'operazione Orlando Moves ha aiutato molto questo risultato. E state continuando. Siamo a metà di agosto e noi continuiamo questa operazione proprio a esaurimento. Esaurimento è una parola grossa, non riuscivo mai a esaurire tutto il magazzino, ma di sicuro questo aiuta molto a quello che è il mio obiettivo. Poi stasera, quando mi hanno chiesto da cosa vuoi iniziare, ho deciso di iniziare da questa gemma di Rabarama, questa artista che io ho venduto per molti anni quando lavoravo per altri. Forse, chissà, poi sono stato anche uno dei primi a presentarla, ma non me ne vanto di questo, semplicemente è una realtà. Questa mi piace molto, veramente tanto. È una di quelle cose che amo soprattutto perché parliamo degli anni 2000, quindi parliamo di un anno speciale per Rabarama, speciale quando, mi sia consentito dire, ancora creava delle cose splendide e sicuramente non commerciali. Ho già detto questa cosa più di una volta: la grandezza di questa artista sta nel fatto che, a differenza di altri, gli artisti di solito iniziano il loro percorso dalle gallerie d'arte, no? Cosa succede? L'artista va da un gallerista, mostra la propria opera. Se il gallerista crede nell'opera di questo artista, allora comincia un percorso. E poi il gallerista dialoga con altre gallerie, quindi c'è una sorta di visibilità. La cosa pazzesca di questo artista, che è Rabarama, invece, è che non inizia dalle gallerie, ma inizia dai musei. Questa è la cosa che tutti voi sapete, che tutti i musei d'Italia, i direttori di musei d'Italia, hanno un budget annuale, sempre più basso, per acquistare opere di artisti, anche emergenti, che possono suscitare l'interesse del pubblico pagante. E lei è stata una delle artiste, all'inizio della sua carriera, molto amata e ammirata da direttori di musei. Quindi inizia il suo percorso non dalle gallerie, ma proprio dai musei. E questo è stato veramente un evento senza precedenti. Che cosa? Allora, stasera vedrete 100 quadri, vi divertirete con queste carrellate che piacciono tanto ai nostri amici collezionisti. Ci sono più di 100 quadri, naturalmente con la promozione che conoscete, quindi questo camion piano piano sta trasportando tante cose anche nelle vostre case. I miei ragazzi sono in giro in tutta l'Italia, davvero, in questo momento anche. E quindi voi potete prenotare tutto quello che volete, vederlo
gratuitamente a casa vostra o nelle nostre gallerie, o a Brescia o a Pietrasanta, e poi deciderete se acquistare o meno. Questo è l'iter. Vorrei dedicare qualche istante a lei, perché veramente credo sia qualcosa di molto speciale. Chi vuoi conoscere Abarama sa bene che poi, nel corso degli anni, Abarama si è divertita a dipingere di tanti colori le sue sculture. Ma l'essenza di Abarama è il bronzo, come questa, quando racconta una donna che raffigura in questa posizione e che porta la sua impronta sulla schiena. È veramente qualcosa di speciale, veramente di speciale. È un piccolo tesoro di Abarama. Naturalmente sto parlando di un pezzo unico, dico naturalmente perché ho venduto migliaia di multipli di Abarama di tutti i colori, rossi, verdi, gialli, anche perché quando poi è diventata famosa, chissà, forse anche grazie a me, poi c'è stata una produzione importante di multipli. Questo è un pezzo unico ed è veramente speciale. Dalla collezione privata delle Gallerie Orlando la offro questa sera a uno di voi, consapevoli della promozione che avete, perché tutti voi avete degli sconti, lo ricordo a chi non lo sapesse. Se prenoti un lotto hai subito un 10% di benvenuto, due lotti 20% di benvenuto, e che benvenuto, tre lotti, qualunque si siano, qualunque sia l'importo, 30% netto. Inoltre, chi di voi ha già prenotato qualche lotto nell'operazione Orlando Moves e non li ha ancora ricevuti a casa, ha già diritto a un 30%, perché ne ha già prenotati due o tre o quello che vuole. Chiaro? Ma fare sconti su pezzi del genere non ha senso. Non ha senso perché poi, sai, quando qualcuno fa degli sconti, voi dice, bene, fate gli sconti, fa una promozione, Orlando, chissà, magari lo fa su qualche fondo di magazzino. Non direi proprio. Quando vedrete la carrellata vi renderete conto, ma su cose molto importanti. Perché? Perché quando ho acceso la mia rete doveva essere diversa, basta commerciale, ma solo cose splendide, cose preziose, come questa. La mia richiesta per quest'opera, fino a ieri, era di soltanto 9.000 euro. Ma guarda che con 9.000 euro tu puoi acquistare delle cose di Abarama anche molto più grandi, coloratissime, delle cose sicuramente più appariscenti. Ma questo è il cuore di Abarama, non perché ce l'ho io. Chi mi conosce lo sa, non sono il tipo che fa il gallo del pollaio. Orlando sceglie e sa scegliere quello che presentare. Quest'opera la offro questa sera a uno di voi, sotto costo, e vi regalo anche le promozioni che avete. Quindi un 10% di benvenuto se non avete prenotato niente, 20% se prenotate un altro quadro più tardi, ne avete 100 su cui prenotare, di tutti i prezzi e nomi, 30% se prenotate due quadri o se avete già prenotato in passato, avete già in tasca uno sconto importante. La mia richiesta questa sera per lei è di soltanto 5.500 euro. Io l'ho pagata di più, ma questo non ha importanza. 5.500 che non pagherete mai perché tutti voi avete degli sconti in mano. E questo è un buon inizio, direi, di trasmissione. Ricordo anche, un attimo solo Alessio, perché sono delle cose che dovrei ricordare. Certo che di voi è già mio cliente, sa come lavoriamo. Voi potete prenotare tutto quello che volete, senza limiti, vederlo a casa vostra o nelle nostre gallerie e solo allora decidere se acquistare o non acquistare. I pagamenti con Orlando li decidete voi. Potete pagare come volete, quando volete, in quanto tempo volete, con tutti i sistemi che volete, senza limiti. Tempistica decidete voi e metodi, ok? Detto questo, godiamoci la bellezza di lei e la rarità di lei, perché è veramente splendida. Periodo giusto, l'opera è emozionante. E questo è il primo lotto di questa sera, che dedico a uno di quei collezionisti tra voi che voglia solo cose molto importanti, preziose e rare. Bellissimo, veramente bellissimo. Spero che chi la prenoti non abbia un 30% in mano, perché è una rovina.
Guardate che cos'è, veramente bellissima lei. La lascio a voi, eh? Ho tante cose di cui parlare, quindi direi che avete modo di non perderla, perché a questo prezzo non è da perdere. Bene, ripeto, pezzo unico, quindi non multiplo, a questo prezzo si vendono i multipli. Sì, ma poi... esatto. Esatto. Veramente bella. Allora, sto ricevendo complimenti anche dai miei assistenti. Allora, grazie. C'è un fermo. Automatico. Adesso noi ci tuffiamo in questa carrellata. Voi potete prenotare tutto quello che volete, vederlo come al solito a casa vostra o da noi quando avete tempo e voglia. Occhio al blu lassù. Iniziamo immediatamente con il primo lotto. Il primo lotto è un artista che avete imparato ad amare, soprattutto se amate la grande pittura naturalistica con questi suoi grandi fiori, ed è l'opera di Montesano. È una tela, un olio su tela 40x50. Quello che colpisce di quest'opera di Montesano è che lui ha costruito anche la cornice come se fosse dei rami d'albero veri, che intorno a questo grande fiore. 40x50 d'olio, in galleria ci vogliono dai 3,5 ai 4.000, lo posso offrire a soltanto 2.900 euro. Questa è l'opera numero 1. E noi proseguiamo, grazie, e lo facciamo con l'opera numero 2. Attenzione qua. Lui è uno dei grandi pezzi di storia italiani, Pietro Annigoni. Questa è una preziosa sanguigna di Annigoni, un pezzo unico naturalmente, firmata da lui. La cosa speciale, questo va detto perché è importante, questo che vedete è un momento davvero straordinario di collezionismo, perché Annigoni non può e non deve mancare in collezione. Soprattutto quando si parla di una delle sue sanguigne. Lui veniva chiamato il pittore delle regine, lo sapete perché? Perché uno dei ritratti della regina Elisabetta, regina d'Inghilterra, tra i più importanti a Buckingham Palace, li ha fatti lui. Chiaro, allora venne chiamato il pittore delle regine, ma un uomo dotato di una manualità incredibile e famoso proprio per queste opere che si chiamano sanguigne. Perché sanguigne? È fatto con una matita, la cui mina, l'interno della matita, non è nera, di grafite, ma ha questo colore. E lui era un maestro della sanguigna. Questo è un gioiello, un altro gioiello di Pietro Annigoni. Amici, lo sai che prezzo uno di voi mi chiama e dice: Orlando, lo voglio rivedere? A soltanto 900 euro. Sì, ma i 900 euro sono ancora da scontare. Ed è veramente bellissima, meno di 1000 euro. Sai, le litografie, grazie Alessio, le serigrafie o litografie di Annigoni si vendono a 1500, 1700. Questo è un pezzo unico, 900 euro da scontare ancora, ed è il numero 2. Grazie. Passiamo al numero 3, lo facciamo con qualcosa di molto speciale. Quello che vedete è un dipinto ad olio di Marino Marini. Attenzione, Marino Marini è un artista che fa record price da milioni di euro. E questo è un dipinto ad olio, archiviato, pubblicato, con Marino non si scherza, e uno di voi mi può chiamare e rivederlo a soltanto 9.000 euro. Chiaro? Ma i 9.000 sono ancora da scontare. Guarda che pezzo è questo. Questo è un altro tesoro immenso. 9.000 euro per Marino Marini, ed è il numero 3. Grazie. E adesso arriva lui. Marco Lodola, il genio della pop art italiana. Questo poi trovarlo di questa misura è davvero molto molto raro, perché è un 30x40 e di solito i quadri di Lodola sono sempre molto grandi. Questo è un piccolo tesoro naturalmente certificato ad olio su tela, ed è il numero 3,
numero 4, scusate. Amici, il primo di voi che mi chiama lo potrà rivedere a soltanto 700 euro. Mi dice, Orlando, ma io ho già prenotato due quadri, ieri l'altro ne prenderò altri due. Bene, ti viene 490 euro, ma dimmi, guarda che pezzo che è questo, poi bellino. E questi sono questi due fidanzati, è veramente un amore. Marco Lodola, ad olio su tela, a questo prezzo ed è il numero 4. Grazie. Passiamo al numero 5. E qui dobbiamo fare appello ai grandi collezionisti che amano, scusate, il futurismo, perché questo è uno dei grandi, immensi futuristi, Emilio Pettorutti, potete trovarlo in aggiudicazioni importanti da Christie's, da Sotheby's, perché il futurismo piace in tutto il mondo da sempre. E questo è un disegno originale di Emilio Pettorutti, che è una matita 21x12, che in galleria ci vogliono dai 7,5 ai 9.000 euro. Amici, 4.500 euro. Emilio Pettorutti, pezzo unico, splendido, importante e raro. Ed è l'opera numero 5. Ma se questo vi è piaciuto, sono più che sicuro che il prossimo vi emozionerà, perché parliamo di Gino De Dominicis. Grazie. E Gino De Dominicis, amici, è un nome immenso, soprattutto quando si parla di questo bacio. L'opera è firmata in basso a destra da lui, archiviato naturalmente, ed è qualcosa di veramente speciale. Gino De Dominicis, l'opera in visione è la numero 6, e la posso offrire a soltanto 8.500 euro. Gino De Dominicis, un pezzo unico, favoloso. Guarda che meraviglia, gli occhi socchiusi, è un sospiro questo bacio. Ed è l'opera numero 6, se volete vederla, grazie. Passiamo al numero 7 e lo facciamo con quest'altra opera di Emilio Pettorutti, una matita ancora esemplare unico, offerto a 4.500 euro. Ed è l'opera numero 7. Se andate a vedere le aggiudicazioni d'asta di questo artista, ma a livello mondiale, vi accorgete dell'occasione che avete stasera. Grazie, e adesso passiamo al grande Christo. Christo e Jean-Claude, con questa straordinaria opera che racconta una delle sue installazioni. Cosa la rende preziosa quest'opera? Il fatto che è firmata non solo da Christo, ma anche da Jean-Claude. L'opera è veramente un capolavoro. Vedete questa immagine dell'installazione famosa dei grandi ombrelli aperti nel Canyon, e l'opera in visione, la numero 8, la posso offrire a soltanto 900 euro. Jean-Claude e Christo, quindi grandi uomini, uomo e donna importanti della storia dell'arte, della land art, a soltanto 900 euro, sempre da scontare. I prezzi che sentite da me sono sempre da scontare degli sconti che avete in possesso. Questo è il numero 8. E noi andiamo avanti e lo facciamo con il numero 9. Inconfondibile. Uno splendido piombo, numero 9, di Umberto Mariani. Misura 30x25, in galleria si vende a 4,5, 4,8, una cosa del genere. Il prezzo di questa sera, in questo Orlando Moves, di questo straordinario lavoro bellissimo di Mariani, ed è l'opera numero 9, ve la posso offrire a soltanto 2.900 euro. È una follia, perché è un assegno circolare di almeno 3,5. 2,9 per lui, ed è il numero 9. Grazie. E adesso passiamo al numero 10, lo facciamo con il grande Mario Schifano. Allora, quello che vedete è un capolavoro di Schifano, perché racconta uno dei suoi, una delle grandi montagne, questi paesaggi della memoria,
dove in questo caso si racconta proprio come la nascita di un cratere, di una sorta di vulcano nel paesaggio. È un olio su tela, pubblicato due volte, archiviato, qualcosa di veramente speciale, vi do anche la pubblicazione. Bene, amici, il primo di voi che mi chiama lo potrà rivedere a 4.500 euro. Immagino sappiate le cifre che sta facendo Schifano ultimamente, cioè cose dell'altro mondo. Continua a crescere sempre di più. Questo è un olio pubblicato due volte, archiviato, 4,5 da scontare. Chiaro? È qualcosa di meraviglioso. Stai un attimo ancora, Alessio, perché questo è veramente molto, molto bello. Il più grande e importante esponente della pop art italiana, che continua a crescere a livello mondiale con questo dipinto ad olio veramente magnifico. 4,5 da scontare. È l'opera numero 10, se volete vederla. Grazie. Passiamo al numero 11 e lo facciamo con questo dipinto di Franco Rognoni. È una tecnica mista. La posso offrire a 900 euro. Ed è il numero 11. Vai. Passiamo al numero 12 e lo facciamo con questo lavoro, attenti amici, perché è qualcosa di molto importante, di Emilio Vedova. È una tecnica mista di Emilio Vedova, naturalmente archiviata, perché con Vedova non si scherza, qualcosa di veramente un altro di quei tesori importanti, perché sono, credo che sia uno dei tanti desideri di tanti di voi mettere in casa un pezzo unico di Vedova, e questo lo è, ed è l'opera numero 12. Sentite il prezzo, dice, sai Orlando, ma siamo sicuri che sia un sottocosto? Beh, fate un po' voi. 3.900 euro da scontare ancora, Emilio Vedova. Una composizione e firma davvero favolosa. Numero 12, grazie. Passiamo al numero 13 e lo facciamo ancora con un altro lavoro di Christo, molto importante perché anche in questo caso firmato da Christo e Jean-Claude, dove la firma è ovviamente autografa, questo lo rende speciale e specialmente importante. L'opera è la numero 13 e ve la posso offrire a soltanto 900 euro. 900 euro soltanto per il grande Christo e Jean-Claude che firmano insieme questo loro progetto. L'opera è la numero 13, se volete vederla. Grazie. Passiamo al numero 14. Scusami Alessandro, da rivedere l'opera numero 10. La rivediamo subito, la 10, per favore. Naturalmente siamo in diretta, quindi se... Io, allora, amici, io devo andare veloce perché ho 100 quadri, altrimenti non riesco a presentarveli tutti. Beh, è un capolavoro. Un olio di Schifano, un olio su tela di Mario Schifano, così bello, a un prezzo simile, guai perderlo, veramente guai. È bellissimo. Guarda che forza che è, un vulcano. Da sempre Schifano era innamorato dalle forze della natura, come si potrebbe non essere. Questo è un pezzo, fa veramente... Un altro, mi piace molto questo inizio di carrellata per opere piccole, ma molto preziose. Se volete vederlo, è l'opera numero 10. Grazie. E noi invece... Si va alla numero 14 e lo facciamo... con questo importante lavoro di Emilio Scanavino. È una china pezzo unico, archiviata, 22x30, e ve l'offro, in questa serata così speciale, a soltanto 2.900 euro da scontare ancora, datata 1950. Il mare, il cielo... Guardate qua, che cosa stupenda, è tutto un progetto che lui disegna a china su questa carta. E questa è l'opera numero 14. Andiamo avanti e lo facciamo con un altro splendido piombo di Mariani,
Ed è questa l'opera numero 15. Guardate qua. L'opera in visione ha 2.900 euro soltanto. È il bianco di Mariani. È il numero 15. E adesso, grazie Deborah, passiamo al numero 16 e lo facciamo con un altro grande nome di cui vi ho parlato spesso e anche recentemente. Lui è Luca Pignatelli. Luca Pignatelli lo conoscete per essere famoso per dipingere su questi sacchi di caffè, vecchi sacchi dove si metteva il caffè, hanno questo colore di tela piuttosto grossa come grana. E questo è un paesaggio di Luca Pignatelli, l'opera, la numero 16, che vi posso offrire a soltanto 2.000 euro, amici, 2.000 euro, ed è un olio 30x40, 2.000. L'opera numero 16. Vai. Inconfondibile. L'opera di Masi, questo è il numero 17, 40x40. Paolo Masi è un altro di quegli artisti da tenere d'occhio come quotazioni, soprattutto quando si parla di un Masi del 1970. Chiaro? Quindi il periodo è giusto. Ed è questo lavoro di Paolo Masi, datato 1970, numero 17. Davvero? Pensa un po'. 3.900 euro soltanto, sempre da scontare. Andiamo a vedere ancora questa, l'opera di Paolo Masi del 70, ed è la numero 17. E adesso un grande nome di quelli non smetteranno mai di essere grandi. Perché? Perché lo trovi sui libri di storia. Giuseppe Migneco. Si tratta di una eccezionale gouache, una tempera, dove si raccontano dei suoi raccoglitori. Ecco, veramente, in più di un'occasione vi dico, puntare sulla storia non sbagliate mai. E quando puntate su Migneco siete sempre al sicuro. Questo è veramente, veramente molto, molto bello. L'opera in visione di Migneco è il numero 18. Amici, 1.900 euro. Io l'ho pagato di più, ma questo è un sottocosto evidente. E la cifra che avete sentito è ancora da scontare. Ma qui parliamo di un Migneco vero, un pezzo unico, certificato, bello davvero. Questo è veramente mettere in casa un pezzo di storia italiana tra i più affascinanti. L'opera è la numero 18, se volete vederla. E noi andiamo avanti. Lo facciamo con la numero 19. Devi tenere così. Ed è questo lavoro di Giosetta Fioroni. Giosetta Fioroni, l'opera in visione, la numero 19, tacchina mista su cartone, in tela, su carta, no, questa tela, 33x50, a 3.900 euro da scontare. Sempre da scontare. C'è la cosa folle, è che già il prezzo che voi sentite è un prezzo ottimo, e poi dovete divertirvi ad applicare gli sconti che avete, che vi ricordo che se non avete ancora prenotato niente avete subito un 10%. Poi vedete un altro quadro, un 20%, ne vedete un altro 30% dal terzo quadro in poi, chiaro? Ma poi su pezzi come questi, Giosetta Fioroni costa e costa sempre di più. E noi andiamo avanti, lo facciamo con l'opera numero 20, e cioè con questa importante opera di Domenico Purificato. Ecco un altro grande nome, direttore di Accademia, grande professore d'arte. Domenico Purificato, l'opera in visione, la posso offrire a 900 euro soltanto. Che grande nome, immenso è lui, favoloso. Ed è l'opera numero 20. Grazie. E adesso il numero 21. Claudio Cargiolli, un'opera ad olio su tela, 30x30,
ha soltanto, lo ribadisco perché immagino, se voi guardate me, sicuramente guardate anche altri, quindi sapete quello che vi chiedono gli altri su certi nomi, no? Immagino di sì. Soprattutto dei nomi che io, in Galleria Orlando, io ho la mia filosofia di prezzi. I prezzi devono essere sempre giusti, eh? Però è anche vero, se guardate me, avete guardato altri, e per gli altri siete, se guardate gli altri, siete costretti a chiamare per sapere il prezzo, non con me, perché il prezzo che mi fa Orlando è la mia forza, il mio punto di forza è questo. Io un pezzo così di Cargiolli, in galleria, voglio 4.500. Chiaro? Prezzo giusto. Ma questo è un fuori tutto vero. E il primo di voi che mi chiama lo potrà rivedere, il numero 21, a soltanto 3.900 euro che non pagherete mai perché avete i vostri sconti. Ed è il numero 21. Vai! Tutta la poesia di questo artista. Marc Chagall. Marc Chagall. Che coraggio mettere uno Chagall in un'operazione come questa. Vieni, grazie. Bisogna tenerli tutti inclinati perché sennò fanno dei riflessi. Allora, l'opera in visione è la numero 22, è un'incisione di Marc Chagall. Costa 7.500, 8.000 euro, la firma è autografa, l'opera è pubblicata e lo posso offrire a soltanto 3.900 euro. Dice Orlando, ma io ho già prenotato un quadro, due, evviva. Marc Chagall ha un prezzo simile ancora da scontare, è pubblicata sul catalogo generale, amici. Questo nome è così importante, firmata da lui in basso a destra e tirata sotto i 100 esemplari, 90 esemplari soltanto. Gran bel pezzo, giusto. Marc Chagall. È l'opera numero 22, grazie Deborah, passiamo al numero 23, e lo facciamo con un altro lavoro di Franco Rognoni. Offerto a 1.900 euro. No, io sono grullo. Certo. Avanti, andiamo sul numero 24. E lo facciamo, attenti amici, con un altro lavoro di Emilio Vedova. Una tecnica mista su cartoncino di Emilio Vedova archiviato. Sono cose pazzesche, veramente si pensi. Offerto a soltanto 3.900 euro. C'è anche le immagini dell'artista a lavoro. E questa è l'opera di Emilio Vedova. Numero 24. Vai. Oh, oh, oh. Ora. Sutherland. Graham Sutherland, il grande Sutherland con un pezzo unico di questa bellezza, è una tecnica mista. Allora, tra l'altro si tratta di un'opera, lascia pure a me un attimo. Questo un secondo. Vedete anche sul retro. Graham Sutherland, pezzo unico numero 25. Grazie. Pure. €4.000. Ed è il 25. Vai! Il numero 26 è questo artista straordinario, a me piace da matti. Mi piace tanto perché usa una materia incredibile, poi l'opera ha questa, voi intanto li vedete uno accanto all'altro, dovete vederli, puoi venire un attimo con me Alessio, per favore?
Dovete vederli da soli i quadri, no? Per godervi la bellezza di un dipinto. È un vaso di fiori, ma dipinto in maniera incredibile. Cioè, non esagero, ci sono 3 centimetri di colore sopra. E questo artista, questo numero 26, Nello Pascu è il suo nome, 20 per 50, io ve lo offro a soltanto 500 euro. E 500 sono ancora da scontare, ma vi prego di concentrarvi sulla qualità di questa opera, della bellezza della stessa. Veramente molto belli i colori che ha, la forza della materia che ha. Bene, se volete vederlo sapete come fare, perché vedi, tu non devi avere paura a prenotare. Dici, Orlando, ma ho già prenotato un sacco di quadri, devo vederli. Tu non è che devi acquistare tutto quello che prenoti, puoi prenotare quello che vuoi, puoi scegliere con calma. Ma questo è veramente un altro tesoro bello, importante. E lui, grazie, passiamo al numero 27, immagino lo conoscete tutti, perché lui è Lucio Fontana, amici. Devi sempre tenerli così, se no specchi. L'opera è la numero... Dove siamo qua? 27. È un collage di Lucio Fontana, tra l'altro anche pubblicato. Ve lo offro, sentite qua amici, a 2.500 euro da scontare ancora. Commentate per favore questo prezzo per un nome immenso mondiale come lui. Fontana è decisamente l'artista più pagato italiano in tutto il mondo. Ed è il numero 27. Vai, passiamo al numero 28. E lo facciamo con qualcosa di molto speciale. Ottone Rosai. Attenti, quando si parla di Rosai, poi ultimamente sapete anche quanto interesse stia suscitando questo nome e quanto stia crescendo molto le sue quotazioni. Catalogo generale, immagino che sappiate. Numero 28, 21 per 15. Amici, nessuno al mondo può offrirlo a meno di 4.500-5.000. Orlando sì, perché il primo che mi chiama lo potrà vedere a soltanto 2.900 euro da scontare ancora. Ottone Rosai così a 2.900 da scontare. Bellissimo, uno dei suoi personaggi tipici. Ed è datato 1947. In basso a destra, ed è il numero 28. E adesso, numero 29, amici, un altro nome importante della storia, in assoluto un altro pezzo di storia che io tutte le volte vi dico, comprate Treccani. Treccani è sempre da comprare, qualunque cosa trovate, perché è un grande, immenso nome. È l'uomo che, è la verità, ha totalizzato più biennale di Venezia di chiunque altro, è l'uomo che ha fatto 4 quadriennali a Roma, 8 biennali veneziane ed è veramente l'uomo presente su tutti i libri di storia. Poi nel 40 firma Movimento di Corrente a Milano. E questo è un pezzo unico di Treccani, numero 29. Amici, ha soltanto 900 euro da scontare ancora. Bellissima cosa, grazie. Ed è, dicevamo, il numero 29. Adesso passiamo al numero 30, ricordate quel dipinto di prima di Nello Pascu, questo artista che dipinge i fiori come davvero pochi altri. Questo è un altro suo lavoro, anche questo, ha soltanto 500 euro. Ma l'opera che segue è un'altra di quelle firme che fanno davvero tremare i grandi collezionisti. Gregorio Schiltian. Stiamo parlando di un pezzo unico, davvero favoloso, ti avvicini Alessio, di Gregorio Schiltian, questo è il numero 31, si tratta di un acquerello che io vi posso offrire a soltanto 2.000 euro. Se sapeste quanto costa Schiltian, e invece uno di voi adesso vi chiama, lo può rivedere a 2.000 euro che non pagherà mai. Perché tutti voi avete i vostri sconti in mano. Questa è l'opera numero 31. Grazie.
e passiamo al numero 32. Ah, è l'altra opera di Nello Pascu, anche questa a 500 euro da scontare. E poi, dopo quest'opera, numero 32, un dipinto di Montesano. Non è in catalogo qua? Ok. Si tratta di un pezzo unico, è una matita su carta di Montesano che racconta la visita di Hitler ai suoi soldati. È un disegno originale, pezzo unico di Montesano che posso offrirvi a soltanto 1.500 euro. Vai! Passiamo al numero 34, lo facciamo con Renato Guttuso. Inclinano per favore. Questo che vedete è un'opera molto importante di Guttuso, perché è un suo autoritratto. Sai, ho conosciuto nel corso della mia carriera un paio di collezionisti che nella loro vita hanno acquistato sempre e solo autoritratti degli artisti. Questo è infatti tutta la casa collezione di autoritratti, non sono facili da trovare e costano. Questo è un autoritratto di Renato Guttuso, questo è proprio lui, lo so perché l'ho conosciuto quando ero piccolino. E l'opera in visione, la numero 34, è questa gouache, questa tempera, la posso offrire a soltanto 7.000 euro da scontare, amici. Renato Guttuso, i suoi colori sono inconfondibili. Ed è l'opera numero 34. Vai, signore e signori, il numero 35, il mondo della pittura surrealista e la poesia infinita di Giuliano Gelli. Ma quanto mi piace questo artista. Giuliano Gelli e la sua poesia, questo è un olio su tela 50x70, adesso vi dico. Amici, ah, sentite il prezzo, eh? Olio su tela, 50x70, lo posso offrire a uno di voi a soltanto 2.000 euro. 2.000 euro è il prezzo di 20-30, piccolino così. Una piazza d'Italia poi rivisitata. No? Questo è Giuliano Gelli a 2.000 da scontare. Vai e passiamo al numero 36. Confermate le opere numero 29 e 30. 29 e 30, grazie. L'opera in visione è uno splendido lavoro di Wilfred Lamm. Wilfred Lamm con un'opera, tra l'altro, magnifica perché è un'acquaforte, vecchia, giusta, colorata, ed è la numero... L'opera in visione ha soltanto 900 euro, ma dimmi te... Sempre da scontare. Wilfred Lamm, grazie. Bellino da morire. Ma che forte. Ancora un gioiello di Claudio Cargiolli. Scusate questi riflessi, non sono dati dalle luci. Guardate qua, sono un amore, guardate questo. Da rivedere questo le opere vedere. Numero 26 e 32. Sì, adesso ve le faccio rivedere. La casetta sul colle e la luna. Di grande Cargiolli in quest'opera, la numero, tieni pure.
Mi dici il numero dell'opera, scusami? 37. Amici, 1.900 euro soltanto. Questi sono da rivedere per un gentile signore. Ah, sono un amore. Eccole qua. Ha dei colori stupendi. Vai. Questa è la 30 che era confermata. Esatto. Complimenti. Scusate, è nuovo. Eccoli qua. Prego, li diamo tutti quanti. Bellino da morire questo Cargiolli, poi ha un prezzo simile. Ha soltanto 1.900 da scontare lui dell'opera numero 37. Noi andiamo avanti, grazie. E lo facciamo con qualcosa di speciale. Franco Gentilini, amici. Franco Gentilini. Ma tu guarda che cos'è quest'opera. I lottatori di sumo. È un pezzo unico, una guasti di Gentilini, l'opera, dunque la numero 38, ha soltanto, vabbè, questa è una follia, aspetta un attimo, amici, cioè, 1.900, amici, Franco Gentilini, pezzo unico, 1.500 euro. Chiaro? No, non è una litografia. 1.500 da scontare. Vabbè, tutto può succedere in una trasmissione come questa. Numero 38, avanti. E adesso una di quelle siepi d'estate di Ernesto Treccani, che a me piace moltissimo. Lui veniva sempre a Forte dei Marmi, in Versilia, passava l'estate, e spesso dipingeva queste siepi, come in questo caso, è un dipinto ad olio di Ernesto Treccani. Bravo Simone. Allora, l'opera in visione numero 39, amici, ha soltanto 950 euro. È un olio, eh? 950 da scontare ancora. Ed è il numero 39. E adesso il mago Houdini. Confermate il numero 26 e il numero 32. Grazie. Che racconta questo illusionismo, naturalmente uno dei miti raccontati da Marco Lodola. E questo è un olio su tela, 1 metro per 70 la misura, numero 40. Sì? 1.000 euro. 1.000 euro soltanto. Chiaro? Marco, allora, non facciamo polemiche, diciamo Orlando, ma io tu me l'hai venduto a 1.900, a 2.000, questo è un fuori tutto e vale solo per questa trasmissione. Bene? Ok. 1.000 euro ancora da scontare, un dipinto ad olio di Marco Lodola, 1,70 m, 1.000 euro, che non pagherete mai. E il numero 40, vai! Oh, adesso qua vi voglio io. Numero 41... Mimmo Rotella, Tempera, pezzo unico di Mimmo Rotella. 50 per 70, questo è un nome immenso, altro artista che costa sempre di più, è un dipinto su pagina di giornale, pezzo unico, eh? Amici, 4.500 euro. Trovalo te un Rotella, pezzo unico così. Ok, riflessi. Guarda il monitor lì. Okay. Come? 4,5. Ed è numero 41. Grazie. E adesso lei. Virgilio Guidi, una delle sue splendide baronesse. Il pittore della luce racconta. Questa splendida donna dai grandi occhi, ed è magnifico. È un olio su tela di Virgilio Guidi, particolarmente bello,
parliamo dell'opera numero 42. Ora qui vi dico in tutta onestà, allora io un quadro così di Guidi in galleria voglio 7,5-9.000 euro, perché no? Ma in questa missione accadono cose strane, meravigliosamente strane per voi. Perché il primo di voi che mi chiama lo potrà rivedere senza impegno all'acquisto a soltanto 5.000 euro che non pagherete mai, perché tutti voi avete degli sconti. 5.000 è un 50-40, eh? Olio, archiviato, bello da impazzire, a soltanto 5.000. Perché quello che vi deve sorprendere, ovviamente, sono i prezzi iniziali, che già i prezzi iniziali sono molto bassi, e in più dovete ancora applicare gli sconti in vostro possesso e tutti voi avete degli sconti. 5.000 da scontare il grande Guidi, Virgilio Guidi, una delle sue baronesse. L'opera è la numero 42. Vai e passiamo al numero 43 e lo facciamo ancora una volta con un importante lavoro di Ernesto Treccani. L'opera in visione ha soltanto 950 euro. 9,50 per lei. Amici, stiamo parlando di pezzi unici. Diciamo, Orlando, ho già prenotato due quadri, hai già un 30% subito. Con 650 euro lo porti via, 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 via. Andiamo avanti e lo facciamo con un altro lavoro storico importante. Questo è il numero 44 di Paolo Masi, datato 1970, 35, no, 40 per 50, 50, ok? Numero 44, a 40 per 40 la misura, 3.500 euro per lui. È il numero 44. Avanti, passiamo al numero 45, lo facciamo con Ottone Rosai. Ora io, voglio dire, con tutta la buona volontà, no? Lo ripeto ancora una volta, questa è una trasmissione straordinaria, solo in questa trasmissione puoi sentire nomi simili offerti a condizioni del genere. Bene, Ottone Rosai, questa è una china originale, un pezzo unico, 50 per 40, ed è naturalmente archiviato, certificato, numero 45, 4.500 euro da scontare, il grande Ottone Rosai. Archivio del professor Faccenda, Rosai fondamentale per avere un'opera così bella e importante, ha soltanto 4,5. E adesso un altro dei miei grandi immensi amori, lui è Antonio Possenti. E questo è un olio su tela del grande Possenti, dove sempre ritroviamo lui, in questo caso con queste simpatiche civette. E questo è l'olio dei Possenti numero 46, Natà, olio su tavolo, che è 20 per 30. Amici, 1.900 euro. Ne costa almeno 3,5 un pezzo così, poi bellino da morire. Il numero 47, un altro pezzo di storia italiana, Sante Monachesi. No, c'è Breddo prima. Come mai? Scusate, scusate, prima c'è Breddo. Gastone Breddo è stato direttore dell'Accademia delle Arti di Firenze per molti anni, un grande professore. Monachesi lo vedremo dopo. Perdonami? Certo. Olio su tela di Gastone Breddo, 50-70. Amici, 1.000 euro soltanto. 1.000 euro sempre da scontare. Ed è l'opera numero 47, giusto? Numero giusto. No, mi dà Monachesi al 47. Quindi? Non ho capito. Allora, 47 mi dice Sante Monachesi. Ah, benissimo. Quindi vado avanti col 48, è giusto. Avanti, andiamo a vedere il numero 48 e lo facciamo
con questo dipinto ad olio su tela di Mario Soave e dell'opera numero 48, un altro di quegli artisti che da sempre ci ha colpito con i suoi colori magnifici. L'opera in visione, numero 48, offerto a soltanto 1.000 euro. L'opera in visione numero 48, avanti, e adesso il numero 49. Amici, Gastone Biggi. Quanto è scudi di Alessandro Soave? Come? Ah, 1.000, insomma, chiedo scusa. Gastone Biggi, tempera e tecnica mista, 50x60, l'opera in visione numero 49, a 1.500 euro. Ed è l'opera 49 a 1.500, sempre da scontare. E adesso, amici, un altro nome immenso italiano, scusate il riflesso, che è Felice Casorati, il grande Casorati con questo disegno, un pezzo unico. Ce l'hai? Ok. Il magnifico Felice Casorati, l'opera in visione è un 40x50 firmato da lui. Adesso arrivo. 50x35, ok. Attenzione al prezzo, amici, è soltanto 3.900 euro, ci vogliono almeno 7.500 per un pezzo così di Casorati. L'opera è archiviata, ed è il numero 50. Adesso andiamo a vedere il numero 51, lo facciamo con un altro surrealista davvero magnifico, questa tavolozza del Novecento, come la intitola, ed è il numero 51 di Bruno Donzelli. È una tela 40x50, offerto a 1.500 euro. 1.500 per lui, ed è l'opera numero 51. Vai, passiamo al numero 52, e lo facciamo con Vivian Graham Sutherland. Si tratta di un acquaforte importante del grande Sutherland, altro nome pazzesco, pensate, tirata a soltanto 75 esemplari, firmata da lui in basso a destra, la firma autografa, e offerta eccezionalmente stasera a soltanto 1.200 euro. Ne costa almeno 3 un pezzo così. Ma il numero 53 è lui, Franco Angeli, l'investimento più veloce e rapido che tu possa fare in arte moderna e contemporanea allo stesso tempo, perché lui è meravigliosamente attuale, mai come nessun altro artista sta facendo i numeri che sta facendo lui. Lui è Franco Angeli, con questo logo United States of America Half Dollar, questa splendida Black Eagle, poi contornata di oro, ed è questo dipinto ad olio, pezzo unico naturalmente di Franco Angeli, che vi posso offrire. Vi annuncio già, perché la verità, un pezzo così ci vogliono dai 7,5 ai 9.000 anche in questo caso. Questo è il grande Angeli, 3.000 euro soltanto, 3.000 euro soltanto. Sempre da scontare, e fare sconti su Angeli non ha senso. Esatto. Bellissima cosa. Un olio di Franco Angeli in una trasmissione dove avete degli sconti pazzeschi. E questo è il numero 53, se volete vederlo. E adesso il numero 54.
scusate, c'è sempre questa incursione di neon. Allora, l'opera in visione numero 54 è un'incisione di Arnaldo Pomodoro, cioè il più grande scultore italiano, il più quotato, il più pagato, e l'opera è firmata da lui in basso, al centro, la firma è autografa. L'opera numero 54, dicevamo, incisione, offerta a soltanto 1.200 euro. Yes. Passiamo all'opera numero 55, lo facciamo con quest'opera di Carlo Roselli, è un dipinto ad olio su tela 50x50, offerto a 1.500 euro. Grande fascino e stupore di Roselli in questo dipinto, che è il numero 55. Avanti, numero 56. Guardate un po' qua. Ennio Calabria, 50x70, datato 1966 in basso a sinistra. Ennio Calabria a 2.000 euro, un 50x70 così, a 2.000 euro soltanto. Ed è l'opera numero 56. Avanti, passiamo al 57, questo è qualcosa di eccezionale. Bruno Saetti, un altro grande, immenso nome del Novecento, tra i più importanti. Il prezzo che ho deciso di farvi è veramente una sfida alla velocità, quando lo sentirete. È un olio e affresco del grande Saetti, 50x60, meglio ancora. Amici, il prezzo di vendita in galleria è di 7.500 euro, un prezzo ottimo. Che ne dite di 4.500 da scontare? 4.500 da scontare. Bruno Saetti, olio e affresco, 40-60, questo è un pezzo eccezionale, davvero in bocca al lupo, voi siete tanti, l'opera è una sola. 4.500 da scontare. Entra nel quadro perché è magnifico. Bruno Saetti. È il 57. Via, toglielo a questo prezzo. E passiamo al numero 58, lo facciamo con quest'opera di Paul Costaby. È un olio su tela, 50x60. Offerto a 1.500 euro, sempre da scontare. Grazie Deborah, via. Passiamo al numero 59 e ritroviamo un altro lavoro importante di Graham Sutherland. Come? Cos'era? Graham Sutherland, ancora un'incisione, l'opera in visione è la numero 59, arrivo, offerta a 1.200 euro. Avanti, numero 60, un'altra grande, immensa firma è l'opera di Enotrio. L'opera in visione è un olio di Enotrio 50x70. Amici, a 900 euro, ma io mi domando e dico. Enotrio è una firma molto importante. 900 euro soltanto. E adesso preparatevi, ferma, preparatevi a una sorpresa. Ma quanto tempo era che non vedevo un pezzo talmente raro ormai? Allora, vediamo se siete attenti. Sai, sono cose che
davvero fanno parte di un passato mio importante. Allora, cominciamo col dire che siete di fronte all'artista italiano oggi più pagato e più quotato in assoluto, che continua sempre di più a fare impazzire il mercato. Appena ci danno la messa in onda capirete anche chi è. Questa è un'opera molto importante perché nasce in un periodo importante di Schifano. Mario Schifano dipinge quest'opera che intitola La Palma d'Oro, che gocciola l'oro sopra le case. È qualcosa di molto speciale perché esaurita il giorno in cui è nata. Ecco perché vi dico, io mi ricordo benissimo, quando presentai quest'opera la prima volta, non feci in tempo a presentarla, furono tutte esaurite. L'opera è pubblicata due volte, firmata da lui in basso a destra, la firma è autografa, ed è una delle opere più richieste e più desiderate dal mercato, perché è un originale. Ma soprattutto quello che colpisce è lo stato d'animo di Mario Schifano in quest'opera. Tra l'altro è molto materica, voi la vedete con un vetro che la protegge, ma ha una matricità pazzesca e la cosa magnifica sono questa palma tutta d'oro che gocciola l'oro sulle case per impreziosirla. Oggi trovarla, una così, la paghi dai 5.000 ai 7.000 euro, ma questa era da parte. Invece il primo di voi che mi chiama la potrà rivedere a soltanto 900 euro, ma quando la metti a parete sarà una delle opere più ammirate della tua collezione. 900 euro soltanto, un folle, Orlando è impazzito, e i 900 sono ancora da scontare. Vuol dire che se hai prenotato già altri quadri, la porti via a 630 euro. Beh, insomma, amici, questo è veramente qualcosa di speciale e specialmente importante. Veramente magnifica. Beh, in bocca al lupo, voi siete tanti, però ecco, la cosa importante, non fate l'errore che fanno in molti, no? Ci sono 100 quadri. 100 quadri, ma non aspettate di vederli tutti e 100 per poi dire Orlando voglio vedere anche questa. Questa ormai è un pezzo unico, esaurita da un pezzo. E se mi chiami ora la puoi rivedere a 630 euro, basta prenotare altri due quadri, quelli che vuoi. Ma questa è veramente eccezionale. Bellissima, bellissima. Allora, se volete vederla, ripeto, non mi interessa che cosa avete prenotato finora. Questa non ve la fate sfuggire, poi non avete nessun obbligo all'acquisto, la vedrete e poi deciderete. È la numero 61, ricordatevi, numero 61. Torniamo in carrellata, grazie. No, perché molti fanno questo errore, cioè vedono tutta la carrellata, poi a mezzanotte mi chiamano, ma non trovate più niente. Questi sono tutti ormai pezzi unici, quindi è evidente che non si trovano. Allora, numero 62... Franco Massanova, è un dipinto ad olio su tela 80 per un metro che vi posso offrire a soltanto 1.000 euro. Ed è l'opera numero 62. Vai! Il numero 63 è l'opera ancora di Franco Massanova, olio su tela 80 per un metro, anche questo a 1.000 euro soltanto. Via. Grande e importante lavoro, questo che vedete di Pier Toffoletti. Questo artista è straordinario. Io ho avuto modo di presentarlo sia in versione astratta che in versione figurativa, con queste figure di donne eteree. L'opera in visione che vedete... Come? Sì. Va bene. Esatto. Pier Toffoletti, olio e altre tecniche su tela 1 metro per 70, ha soltanto 1.900 euro. Entra nel quadro perché è speciale questo.
Via. Eccolo qua. Sante Monachesi, altro grande nome della storia del Novecento italiano, con questa composizione è l'opera d'olio su tela, e non solo olio, ma anche degli strass dorati si vedono nella confermata l'opera di Schifano. Confermata alla 61, grazie. Ehi, salutone, ciao Bellino. Allora, l'opera in visione numero 61. No, che Dio, 61 è confermata, no? 65. Sante Monachesi, olio e altre geniali soluzioni di tecnica, offerto a 1.900 euro, sempre da scontare. Ed è l'opera di Sante Monachesi. Via! Io qua vi volevo, amici. Virgilio Guidi. Ma siete di fronte veramente a un capolavoro di Guidi. Allora, mi ricordi l'anno del quadro, per favore, ciò? È un capolavoro di Virgilio Guidi del 1956. Olio. Perdonami? Il numero 66. Attenti al prezzo che vi faccio. Il primo di voi che mi chiama lo potrà rivedere, nonostante la bellezza e il periodo, naturalmente archiviato, dato proveniente da una importante collezione, a soltanto 8.500 euro. O perdilo se ti riesci un guidi così. 8,5, amici. Ed è il numero 66. Splendido. Veramente bello e raro. Numero 66, via, passiamo al 67 e qui attenzione a quello che state vedendo. Questo è un festa da brivido ed è l'opera numero 67, una delle famose finestre di Tano Festa, naturalmente archiviata. Ma non una delle sue finestre con il telaio o le sue persiane. No, questo è un dipinto ad olio anche. Immagino sappiate, no? Poi tutta la vita che vi dico, comprate la pop art perché è la scelta più saggia, quella più intelligente. Festa, Angeli e Schifano sono da comprare sempre. E questo è un pezzo unico, giusto come periodo, archiviato. E attenti al prezzo che vi faccio, numero 67. 7.500 da scontare ancora. Matto Orlando, giuro. Un pezzo così, pensa che ha un 30% in mano, a cosa me la porta via un festa di questa forza? Tano Festa, 7,5 da scontare, ed è il numero 67. Vai, il numero 68 è un raffinatissimo dipinto di Cargiolli, Claudio Cargiolli, è una tela con tanti oggetti dipinti, al centro una coccinella. Devi tenerlo così però, perché altrimenti non si vede. Ce l'hai? Okay. L'opera in visione è la numero 68, okay. Ha soltanto 2.900 euro. Amici, cos'è un 80? 70 per 70, 2.900 euro da scontare. Riflettete sul prezzo e godetevi lo sconto che avete. Cargiolli così. Numero 68. E ora vorrei veramente la vostra massima attenzione per l'opera che segue, perché l'opera che segue
è uno degli artisti più importanti al mondo e più quotati in assoluto, perché è il maestro della pittura visionaria. Lui è Marc Chagall e quest'opera è uno spettacolo, veramente uno spettacolo. Capolavoro vero di Marc Chagall, questo angelo custode. Beh, sentite, firmata due volte, sia in lastra che in, ovviamente, con la firma autografa, pubblicata, e che dire, siete di fronte, niente meno che a un pezzo unico, perché non c'è tiratura. È chiaro? È una delle sue straordinarie prove di colore. E questo, amici, per me è qualcosa di favoloso. Pubblicata a pagina piena, tra l'altro, del catalogo generale. Numero 69. Vorrei soltanto ricordarvi che per uno Chagall così devi spendere dai 15 ai 20 mila euro in galleria. Chiaro, non meno. Il primo di voi che mi chiama la potrà rivedere a soltanto 5.900 euro. Ma non ditelo a nessuno, perché nessuno può crederci. Ci ho venduto dell'acquafortina piccina così, di Chagall, a 7.000, 7.500. Questa è bellissima, esemplare unico. Lui scrive, infatti, qua è Groot Artist, no? Qua in basso a sinistra, la firma autografa, pubblicata a pagina piena, catalogo generale, a un prezzo del genere. Bellissima. Il grande Marc Chagall. Meravigliosa, meravigliosa. Via! Passiamo prossimo, e lo facciamo con quest'opera di Bruno Saetti del 1961. Numero 70. Misura 50 per 70. Hai bisogno? Allora, questo è il ritratto di un importante personaggio. È il ritratto del critico d'arte. Come si chiama lui? Marchioli, giusto? Marchioli, che poi è il più grande esperto di Mario Sironi, tra l'altro. Allora, l'opera, che cornice importante, numero 70, a 1.900 euro soltanto, un Saetti così che racconta la figura di Bruno Marchioli, il grande critico d'arte. L'opera in visione, dunque, numero 70. Passiamo al numero 71. Alessandro, scusa, chiedono di rivedere l'opera di Chagall. Rivedere non è una buona strategia. Meglio prenotare, perché, come ho già spiegato, sapeste quanta gente a volte chiama e mi chiede di rivedere, ma quando, come la rivedete, chi chiede di rivederla, la rivede anche tutta l'Italia sintonizzata. E la perdete. Questo è un capolavoro di Marc Chagall. Veramente un capolavoro. Che Orlando stasera vi ha offerto sotto costo e con i vostri sconti, che avete sicuramente in possesso, perché voi, tutti voi avete degli sconti. Bellissima, bellissima cosa di Chagall, veramente bella. Beh, in bocca al lupo, il primo di voi che chiama la potrà rivedere a un prezzo simile, il padre della pittura visionaria mondiale, nome mondiale. Numero 69, via, abbiamo visto anche il numero 70, adesso ci dedichiamo al numero 71 con un acquaforte di Carla Accardi, altro nome immenso. Dico sempre questa cosa perché mi ha colpito che alla 59esima Biennale di Venezia, in corso ancora in questi giorni, è stato dedicato a lei un intero spazio. Questo fa capire quanto sia importante questo nome. Carla Accardi, splendida, grande e imponente incisione all'acquaforte, firmata da lei in basso a destra, numero 71, posso offrirla a soltanto 900 euro, sempre da scontare. Numero 71 in visione, passiamo al numero 72 e lo facciamo con Domenico Purificato, questo nome immenso del Novecento, altro pezzo, mi piace tantissimo, si vede davvero. Ditemi la verità, quante volte vi capita di guardare le televendite e ascoltate il presentatore di turno, o televenditore di turno, chiamatelo come volete, che si affanna a presentare degli artisti che voi non avete mai sentito, dei nomi che non esistono. Però la televisione crea dei miti, lo sapete, no?
Lui si guarda strano. In questa carrellata di 100 quadri, di 100 opere, gli artisti che ho presentato li conoscete tutti. Ah, questo fa la differenza. È chiaro? Domenico Purificato, bellissimo ritratto di fanciullo, è un pezzo unico, favoloso, attenti al prezzo, ha soltanto 1000 euro, il prezzo di una grafica, questo è un pezzo unico, 1000 euro per lui. Il numero 73 invece ci porta all'opera di De Filippi, ed è questo lavoro del 2008 di De Filippi, è un acquaforte, 70x70, la posso offrire a soltanto 500 euro. Sempre da scontare, vai. Hermann Nietzsche. Si tratta di uno scatto originale di Hermann Nietzsche durante il suo lavoro, questo grande artista di fama mondiale scomparso recentemente. E tra l'altro vi annuncio che prossimamente dedicherò una mostra a questo artista nella Galleria di Pietrasanta, quindi vi dirò anche prossimamente la data in cui inaugureremo, e sarà interamente dedicata a Nietzsche. Questo è uno scatto originale di Hermann Nietzsche, particolarmente bello e crudo, come tutta la sua pittura, numero 74, a soltanto 4.900 euro. Scatto originale, attenzione, pezzo da museo. Numero 74, vai. Passiamo al numero 75, lo facciamo con un altro lavoro, mamma mia che meraviglia, di Bruno Saetti. Io veramente mi rendo conto della follia di questa trasmissione, no? Questi sono artisti che non smettono mai di essere importanti e ogni giorno che passa la storia li premia sempre di più. Questo è un olio e affresco, splendido lavoro di Bruno Saetti, guarda questo grande sole. Ed è il numero 75, amici, ha soltanto 7.000 euro da scontare ancora. Ma Dio mio, se è bello. Bellissimo lavoro di Saetti. Ed è, ripeto, il numero 75. Vai, passiamo al 76 e lo facciamo con Bruno Cassinari. Quella che vedete è un'eccezionale opera di Bruno Cassinari, misura 50x70, una gouache, un pezzo unico, numero 76, offerto a 3.900 euro. Vai. Avanti, e adesso Carla Accardi. Allora, adesso vediamo anche in questo caso quanto... Puoi dare? Carla Accardi, il prezzo di lei è soltanto 900 euro per quest'opera di Carla Accardi. No, vieni qua, se no non ci stanno. Ok. Allora, vediamo ancora una volta, metto alla prova la vostra velocità, ma stasera conviene, ripeto, voi dovete stare attenti, andare piano, come dico sempre, quando sta su di me, non lei. Quando state per pagare qualcosa, no? Quando state per acquistare, ma quando siete in compagnia di Orlando e state guardando una sua trasmissione. Bene, Alessandro Orlando, quando ha acceso la sua rete, l'ha accesa decidendo di fare qualcosa di speciale, perché ho lavorato per molti anni per altri, quindi ho imparato a conoscere le vostre abitudini
e quello che vi piace e quello che non vi piace. Non sto parlando di merceologia, ma parlo di comportamento. Ecco, questa è una cosa che ho imparato a capire. Senza dubbio, tra i tanti artisti che vi ho presentato nella mia vita, ce n'è uno che ho conosciuto molto bene e da tanti anni vi consiglio di acquistarlo. Poi arrivano trasmissioni come queste, in cui io ho preso una decisione precisa, cioè di fare una trasmissione con pezzi sotto costo e darvi anche degli sconti, per snellire questo importante magazzino che ho. Bene. Ma fate attenzione a questo capolavoro. Un consiglio, cominciate a prendervi un telefono in mano, perché se arrivate secondi su quest'opera ve lo ricorderete tutta la vita quello che avete perso. Alessio, avvicinati con me e venite a vedere questo straordinario paesaggio della memoria, dove Mario Schifano prende un tubetto color oro e dipinge il perimetro di questi alberi, di questi cipressi, in questo turbinio di cielo, in uno dei più bei momenti davvero di luce di Mario Schifano. Ancora una volta un capolavoro di Schifano esaurito da un pezzo. Fermi, questo misura un metro per un metro, ci vogliono dai 7.000 ai 9.000 euro se riesci a trovarla, perché è rarissima, firmata in basso a destra con firma autografa, pubblicata, ma siete di fronte a uno dei paesaggi della memoria di Schifano tra i più emozionanti che io, Alessandro Orlando, abbia visto, e vi assicuro che di opere di Schifano ne ho viste tante, probabilmente anche voi, ma questo è veramente un capolavoro. Alessio, ti prego di avvicinarti e far vedere come ha realizzato quest'opera, addirittura con 12 passaggi di colore, e i passaggi di colore sono ad olio a smalto, attenti, è qualcosa di pazzesco, bellissima. Bene, signore e signori, è una serata indimenticabile questa di metà agosto, perché uno di voi, e siete tanti, grazie per esserlo, mi può chiamare e dire: Alessandro, portamela dopo le vacanze, portamela al mare, in montagna, in città, in ufficio, dove vuoi. A 900 euro anche lei. Sì, ma non cash. I 900 euro sono ancora da scontare. E se non avete ancora prenotato niente, avete subito un 10% di benvenuto. Ma ce l'ha Orlando, già prenotato un'opera, avete un 20%. No, ho prenotato tre opere, 30%. Vuol dire 600 euro. Questi sono i momenti davvero unici. Bellissima. Tenetela con cura, perché è un'opera speciale e introvabile. Ve ne so qualcosa. Questa è l'opera numero 78. Qualunque cosa avete prenotato finora, non ve la fate sfuggire. Dite numero 78. Chiaro? Che il telefono non ho mai smesso di squillare dall'inizio della trasmissione. Ma tu adesso non devi comprarla, perché questa è la Galleria Orlando. Puoi chiamare questo numero solo per rivederla. 030 72 82900. Lo ripeto, 030 72 82900. Quando chiami questo numero, nessuno ti chiede soldi, nessuno ti chiede il numero di carta di credito, nessuno cerca di venderti qualcosa. Ti chiedono solo quando e dove la vuoi rivedere, gratuitamente in tutta Italia. A 630 euro se prenoti tre quadri. Firmata da lui, pubblicata tre volte. Bellissima. Bellissima. Ha una forza incredibile. Questo è il padre della pop art italiana. E questo è uno dei suoi capolavori. È la numero 78, basta chiamare e dire il numero 78. Adesso torniamo in carrellata. E andiamo a vedere la numero 79, è la stanza del poeta. No, mi segui per favore? Allora, se
Allora, un secondo solo, ha sconvolto quest'opera, come può non sconvolgere? Cioè, pensa di entrare in una casa e trovarsi un pezzo così, cioè da rimanere senza fiato, giuro, da quanto è bello. È un bellissimo regalo che fate alla vostra casa e alla vostra collezione. Allora, andiamo avanti? Allora, questo è il numero 79, 78, e adesso andiamo al numero seguente. Scusate, eh? Numero 79, Claudio Cargiolli. Claudio Cargiolli è la stanza del poeta. Deborah, mi aiuti per favore a tenerla così, che sennò... La stanza del poeta. Meraviglia. Guardate qua, il letto, e apri l'armadio e l'armadio è pieno di stelle. Guardate qua. Meravigliosa, bellissima. L'opera in visione è la numero 79, offerta a soltanto 4.500 euro, amici. 4,5, limite. Mi sembra giusto. Beh. Ce l'hai tu? 4,5, 1,80 m, grazie. Dovresti saperlo dopo tanti anni che mi conosci, però... Tieni, richiama. È bellissimo. La stanza delle stelle, lo ha intitolato. È meraviglioso, questo artista è veramente meraviglioso. Ok, l'opera è la numero 79, grazie. Passiamo al numero 80 e lo facciamo con questo lavoro di Masi, veramente particolare, numero 80, arrivo. Paolo Masi, è un'incisione, olio e incisione su tavola, 1 m x 60, 1 m x 600, meno scritto qua. Amici, 2.900 euro soltanto per quest'opera. 2.900 euro. Vi ricordate quelle piccole tele di prima di Nello Pascu? Questo artista che dipinge con una matericità magnifica. Grazie Deborah, adesso ti passo questo quadro. Guardate che lavoro, grazie mille. Guardate che lavoro è questo, è pazzesca quest'opera, pazzesca. Ma guarda che cos'è. I colori, ma poi è talmente materico. E si colpisce, vedete che c'è lui che dipinge, c'è lui l'artista che dipinge con il cavalletto. Guarda che forte, grande quadro in tutti i sensi. Allora, l'opera è la numero 81, offerta a soltanto 1.000 euro. 1.000 euro soltanto, ed è il numero 81. Ferma, ferma. Gran bel quadro. E adesso, amici, grazie. Mario
Schifano. Attenzione. Roma. Occhio a quest'opera, perché quest'opera, voi sapete che Schifano aveva un rapporto particolare con la Chiesa romana, la Chiesa cattolica. Qua vedete il Colosseo, vedete San Pietro e un dinosauro. Allora, sentite, io non voglio ovviamente ledere la sensibilità di nessuno, quindi non entro nel merito di quest'opera, ma quest'opera è molto forte per Schifano, molto dura, va bene? E ovviamente mette in discussione tutti i dogmi di fede, perché fa uscire fuori un dinosauro davanti al Colosseo e davanti a San Pietro. Poi le interpretazioni, voi siete un pubblico intelligente. Non avete bisogno di me. Bene, amici, 900 euro da scontare anche per lei. Togliela, solo un pazzo come me, firmata da lui e pubblicata. È la numero 82, 82. 900 euro, via, 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 togli, via, via. Oh, che spettacolo è questo. Riccardo Licata. Grande nome, immenso. Grande, grande e immenso Riccardo Licata. È uno dei suoi alfabeti. L'opera è datata 2000 per il bicentenario, tirato a 125 esemplari. La cosa straordinaria di quest'opera è che è realizzata su quella carta preparata a mano che lui adorava, ed è la numero, scusa, questa 83. Amici, 900 euro, un Licata così a 900 euro sempre da scontare. Scusate i riflessi, ma purtroppo siamo in un deposito. Va bene. Questa era l'opera del grande Licata. E adesso un altro grande poeta, Alfredo Rapetti Mogol, proprio lui, il grande paroliere, il grande poeta della pittura, quest'uomo che aveva capito che la parola può diventare un'opera d'arte. Ed è questa splendida opera d'olio di Alfredo Rapetti, dove si intravede la sua scrittura, bellissimi colori tra l'altro. È un grande lavoro di Rapetti, l'opera in visione è la 84. Sedete qua, 1,20 m per un metro, in galleria siamo sui 5.000, 5.500. Bene amici, 1.900 euro. Alfredo Rapetti Mogol, sempre da scontare ovviamente. 1.900 euro. Grazie. Passiamo a prossimo e lo facciamo con l'opera numero 85 e ritroviamo Carla Accardi con quest'opera magnifica. È un'incisione all'acquaforte splendida. Bellissimo il colore. L'opera in visione numero 85. 1.000 euro sempre comunque da scontare. Molto bella lei. Carla Accardi, numero 85, e adesso andiamo a vedere il numero 86. E lo facciamo con questo importante lavoro di Bernardo Bertin. Ehi, 17.06. Bernardo Bertin, attenti, datato 1990,
Io voglio ricordare a tutti voi che Bernardo Bertin espone e ha esposto con Burri. Per quale motivo? Perché lui creava con il fuoco, esattamente come faceva Alberto Burri. Questa è un'opera molto importante, perché è del 90, è un pezzo unico di Bernardo Bertin, e guardate il fuoco che crea questa crettatura della carta stessa. Una grande opera, anche dimensionalmente. L'opera in visione, numero 86, vedete qua amici, 1.500 euro da scontare ancora. Una grande opera del 90 di Bernardo Bertin, 1.500 da scontare ancora. Sono follie, impossibile a ripetersi. E questa è la numero 86, grazie. Passiamo al numero 87, bella, bella, bella. È una rarissima acquaforte di Renato Guttuso. Guardate quei cesti intrecciati che hanno fatto innamorare il mondo di lui. I fiaschi, la frutta. Firmata da lui in basso a destra, pubblicata, l'opera in visione di Guttuso, la numero 87. Arrivo, A 900 euro soltanto. 900 per lei. Millenove. Novecento. Un metro e venti per ottanta, Andrea. Via. Passiamo a Ernesto Treccani. E lo facciamo con questo pastello ad olio. Che bello. Due figure. Che mano che aveva Treccani. Ernesto Treccani, due figure. Bellissima l'opera in visione. Ha soltanto... Sì, ma hanno gli sconti, eh? Ah, buongiorno. 1.500 euro sempre da scontare. E adesso un altro di quegli artisti da tenere d'occhio come mercato, perché lui è Claudio Vernia, e parliamo di un pezzo unico di Claudio Vernia, una grande opera di Vernia, datata 1972. Claudio Vernia, datato 1972. La domenica so come? L'89, ok. Lo posso offrire a 2.900 euro. 2.9. Nonostante la bellezza dell'opera e la grandezza dello stesso. 2.900 euro. Ce la fai perché è pesante? Okay. E adesso concentriamoci sul fascino di questo dipinto ad olio di Eliano Fantuzzi. Ma che artista meraviglioso, quanto mi piace. Quanto mi piace, che atmosfere uniche. Atmosfere uniche per Fantuzzi. Al bar. L'opera in visione è l'opera numero 90. Un metro per 70. Olio su tela. Amici, 1.500 euro. È di una bellezza questo quadro. Ricordate che i prezzi che sentite sono sempre da scontare, chiaro? Un quadro così a 1.500 da scontare, il grande Fantuzzi. Via! Passiamo al numero 91 e lo facciamo con il magnifico Costabi.
Mark Costaby. Mark Costaby, 50 per un metro. Come? Veramente bello questo qua. New York. 7.000 euro, sempre da scontare. E il numero... Ed è il numero 91 in visione. Veramente. E adesso lei, amici. Marco Lodola. Olio su tela, un metro per un metro e 50. Un metro per un metro e 50, l'opera in visione. Per Marco Lodola a 1.500 euro. Non fate polemiche che non servono a nulla. Questa trasmissione è straordinaria. Si chiama Orlando Moves, Orlando Trasloca. Quindi facciamo spazio. E i prezzi di questa sera chiaramente sono ben diversi. 1.500 da scontare ancora, un metro per un metro e 50. Dimmi te. E ora godetevi tutto lo splendore. Grazie. Confermata la numero 90. Grazie. Di questo capolavoro di Giuliano Gelli, ma che meraviglia è lui, grandioso. Giuliano Gelli, guarda qua, è bellissima questa opera, bellissima. Giuliano Gelli, olio su tela, misura 1,20 m per 1,60 m. Ve lo offro a soltanto 4.000, quando scocca il coffee time. Forza. Grazie ad Alessio. Grazie, vai. Allora amici, ancora due capolavori e edizioni limitate, importanti, di
di Mario Schifano, da non perdere, perché soprattutto se chi di voi è riuscito, ha avuto la fortuna di prenotare uno degli altri. Rivedere queste opere mi fa venire in mente quante volte vi ho ricordato la forza di questo artista, che dipinge, come in questo caso, la grande montagna, una serigrafia materica ad olio e smalto, con questa volontà di Schifano di far accarezzare il cielo, la cima di questa grande montagna. Guardate le gocciolature di colore, guardate qua, spettacolare. Ma c'era un concetto molto importante che Schifano spesso ha ripetuto nelle sue opere, perché era qualcosa che lui teneva molto. Lui, il sogno della sua vita era di diventare padre, che vi confesso è sempre stato anche il mio, ma non ho avuto fortuna. E per lui la cosa più importante nella sua vita era la famiglia, la casa. Avete presente quando tornate a casa vostra, chiudete a chiave, chiudete le tapparelle, chiudete bene a chiave, vi sentite protetti nella vostra casa, no? Quando Mario Schifano dipingeva la casa, parliamo in questi anni, dipingeva il suo luogo di rifugio, il luogo dove poteva rifugiarsi. E la cosa più straordinaria di questa, che in quest'opera lui usa la carta millimetrata, è presente quella che usano i geometri, gli architetti per disegnare, no? E fa una sorta di collage sulla carta stessa, questa è proprio la carta millimetrata, e poi il passaggio di colore ad olio a smalto, dove fuori dalla casa succede di tutto, turbinio, tempesta, ma la casa resta intatta. In tutti i quadri di Schifano, fuori dalla casa succede di tutto, come nella vita, se vogliamo, no? Ma la casa resta sempre solida. Chiaro? Questa è la forza di Schifano. Sono due pezzi eccezionali, davvero eccezionali, esauriti da un pezzo. E attenzione, perché anche in questo caso, il primo di voi che chiama può prenotare una o l'altra, ha soltanto 900 euro, una o l'altra, sempre da scontare. Ma penso che di voi ha prenotato la precedente, ha già un 20% di sconto, o chi le prende tutte e due ha un 30%, vuol dire che le porti via a 630 euro l'una. Non male. In bocca al lupo, sono bellissime, non ve le fate sfuggire, perché Schifano è un mito e lo sarà per sempre, sempre di più. Ha soltanto 630 euro, una per l'altra, con la terza prenotazione. Oppure 900 euro, comunque da scontare di un 10%. È per mio? Grazie mille. Potete acquistare tante cose di Schifano, davvero tante, ma qui c'è veramente il grande Schifano che lavora al suo concetto principale, la casa, l'immensità di una grande montagna. A un prezzo così piccolo, opere vere, firmate da lui, numerate, pubblicate e ormai introvabili. 630 euro una o l'altra. Questo è il momento in cui ti puoi avvicinare a qualcosa davvero di magnifico a un prezzo così piccolo. Allora, per chi di voi si fosse appena sintonizzato e avesse perso i primi lotti di questa bella carrellata, adesso tra qualche istante, appena il regista mi dà l'ok, andremo a rivedere i primi lotti, su cui alcuni sono ancora possibile prenotarli con questa promozione di Orlando Moves. Quindi aspettiamo qualche istante, appena ci danno l'ok le rivedremo. Non perdete queste opere di Schifano, perché sono davvero sensazionali e importanti.
ho deciso di iniziare da questa gemma di Rabarama, questo artista che io ho venduto per molti anni quando lavoravo per altri, forse, chissà, poi sono stato anche uno dei primi a presentarla, ma non me ne vanto di questo, semplicemente è una realtà. Questa mi piace molto, veramente tanto, è una di quelle cose che amo soprattutto perché parliamo degli anni 2000, quindi parliamo di un anno speciale per Rabarama, speciale quando, mi sia consentito dire, ancora creava delle cose splendide e sicuramente non commerciali. Ho già detto questa cosa più di una volta, la grandezza di questo artista sta nel fatto che, a differenza di altri, gli artisti di solito iniziano il loro percorso dalle gallerie d'arte, no? Cosa succede? L'artista va da un gallerista, mostra la propria opera, se il gallerista crede nell'opera di questo artista, allora comincia un percorso. E poi il gallerista dialoga con altre gallerie, quindi c'è una sorta di visibilità. La cosa pazzesca di quest'artista, che è Rabarama, invece, è che non inizia dalle gallerie, ma inizia dai musei. Questa è la cosa che tutti voi sapete, che tutti i musei d'Italia, i direttori di musei d'Italia, hanno un budget annuale, sempre più basso, per acquistare opere di artisti, anche emergenti, che possono suscitare l'interesse del pubblico pagante. E lei è stata una delle artiste, all'inizio della sua carriera, molto amata e ammirata da direttori di musei. Quindi inizia il suo percorso non dalle gallerie, ma proprio dai musei. E questo è stato veramente un evento senza precedenti. Che cosa? Allora, stasera vedrete 100 quadri, vi divertirete con queste carrellate che piacciono tanto ai nostri amici collezionisti. Sono più di 100 quadri, naturalmente con la promozione che conoscete, quindi questo camion piano piano sta trasportando tante cose anche nelle vostre case. I miei ragazzi sono in giro in tutta l'Italia, davvero, in questo momento anche. E quindi voi potete prenotare tutto quello che volete, vederlo gratuitamente a casa vostra o nelle nostre gallerie, o a Brescia o a Pietrasanta, e poi deciderete se acquistare o meno. Questo è l'iter. Vorrei dedicare qualche istante a lei, perché veramente credo sia qualcosa di molto speciale. Chi vuoi conoscere Rabarama sa bene che poi, nel corso degli anni, Rabarama si è divertita a dipingere di tanti colori le sue sculture. Ma l'essenza di Rabarama è il bronzo, come questa, quando racconta una donna che raffigura in questa posizione e che porta la sua impronta sulla schiena. È veramente qualcosa di speciale, veramente di speciale. È un piccolo tesoro di Rabarama. Naturalmente sto parlando di un pezzo unico, dico naturalmente perché ho venduto migliaia di multipli di Rabarama di tutti i colori, rossi, verdi, gialli, anche perché quando poi è diventata famosa, chissà, forse anche grazie a me, poi c'è stata una produzione importante di multipli. Questo è un pezzo unico ed è veramente speciale. Dalla collezione privata delle Gallerie Orlando la offro questa sera a uno di voi, consapevoli della promozione che avete, perché tutti voi avete degli sconti, lo ricordo a chi non lo sapesse. Se prenoti un lotto hai subito un 10% di benvenuto, due lotti 20% di benvenuto, e che benvenuto, tre lotti, qualunque si siano, qualunque sia l'importo, 30% netto. Inoltre, chi di voi ha già prenotato qualche lotto nell'operazione Orlando Moves e non li ha ancora ricevuti a casa, ha già diritto a un 30%, perché ne ha già prenotati due o tre o quello che vuole. Chiaro? Ma fare sconti su pezzi del genere non ha senso. Non ha senso perché poi, sai, quando qualcuno fa degli sconti, come diceva, ne fate gli sconti, fa una promozione, Orlando, chissà, magari lo fa su qualche fondo di magazzino, non direi proprio, quando vedrete la carrellata vi renderete conto, ma su cose molto importanti. Perché? Perché quando ho acceso la mia rete doveva essere diversa, basta commerciale, ma solo cose splendide, cose preziose, come questa. La mia richiesta per quest'opera, fino a ieri, era di soltanto 9.000 euro. Ma guarda che con 9.000 euro tu puoi acquistare delle cose di Rabarama
anche molto più grandi, coloratissime, delle cose sicuramente più appariscenti. Ma questo è il cuore di Raparama, non perché ce l'ho io. Chi mi conosce lo sa, non sono il tipo che fa il gallo del pollaio. Orlando sceglie e sa scegliere quello che presentare. Quest'opera la offro questa sera a uno di voi, sotto costo, e vi regalo anche le promozioni che avete. Quindi un 10% di benvenuto se non avete prenotato niente, 20% se prenotate un altro quadro più tardi, ne avete 100 su cui prenotare, di tutti i prezzi e nomi, 30% se prenotate due quadri o se avete già prenotato in passato, avete già in tasca uno sconto importante. La mia richiesta questa sera per lei è di soltanto 5.500 euro. Io l'ho pagata di più, ma questo non ha importanza. 5.500 che non pagherete mai perché tutti voi avete degli sconti in mano. E questo è un buon inizio, direi, di trasmissione. Ricordo anche, un attimo solo Alessio, perché sono delle cose che dovrei ricordare. Certo che di voi è già mio cliente, sa come lavoriamo. Voi potete prenotare tutto quello che volete, senza limiti, vederlo a casa vostra o nelle nostre gallerie e solo allora decidere se acquistare o non acquistare. I pagamenti con Orlando li decidete voi. Potete pagare come volete, quando volete, in quanto tempo volete, con tutti i sistemi che volete, senza limiti. Tempistica decidete voi e metodi. Okay. Detto questo, godiamoci la bellezza di lei e la rarità di lei, perché è veramente splendida. Periodo giusto, l'opera è emozionante. E questo è il primo lotto di questa sera, che dedico a uno di quei collezionisti tra voi che voglia solo cose molto importanti, preziose e rare. Spero che chi la prenoti non abbia un 30% in mano, perché è una rovina. Guardate che cos'è, veramente bellissima lei. La lascio a voi, ho tante cose di cui parlare, quindi direi che avete modo di non perderla, perché a questo prezzo non è da perdere. Bene, ripeto, pezzo unico, quindi non multiplo, a questo prezzo si vendono i multipli. Sì, sì, ma poi, esatto, esatto, veramente bella. Allora, sto ricevendo complimenti anche dai miei assistenti. Allora, grazie, c'è un fermo, automatico. Adesso noi ci tuffiamo in questa carrellata, dove voi potete prenotare tutto quello che volete, vederlo come al solito a casa vostra o da noi, quando avete tempo e voglia. Occhio al blu, lassù. Iniziamo immediatamente con il primo lotto. Il primo lotto è un artista che avete imparato ad amare, soprattutto se amate la grande pittura naturalistica, con questi suoi grandi fiori, ed è l'opera di Montesano. È una tela, un olio su tela, 40x50. Quello che colpisce di quest'opera di Montesano è che lui ha costruito anche la cornice come se fosse dei rami d'albero veri, che intorno a questo grande fiore. 40x50 d'olio, in galleria ci vogliono dai 3,5 ai 4.000, lo posso offrire a soltanto 2.900 euro. Questa è l'opera numero 1. E noi proseguiamo, grazie, e lo facciamo con l'opera numero 2. Attenzione qua. Lui è uno dei grandi pezzi di storia italiani, Pietro Annigoni. Questa è una preziosa sanguigna di Annigoni, un pezzo unico naturalmente, firmata da lui. La cosa speciale, questo va detto perché è importante, questo che vedete è un momento davvero straordinario di collezionismo, perché Annigoni non può e non deve mancare in collezione, soprattutto quando si parla di una delle sue sanguigne,
Lui veniva chiamato il pittore delle regine, lo sapete perché? Perché uno dei ritratti della regina Elisabetta, regina d'Inghilterra, tra i più importanti a Buckingham Palace, li ha fatti lui. Chiaro, allora venne chiamato il pittore delle regine, un uomo dotato di una manualità incredibile e famoso proprio per queste opere che si chiamano sanguigne. Perché sanguigne? È fatto con una matita, la cui mina, l'interno della matita, non è nera, è grafite, ma ha questo colore. E lui era un maestro della sanguigna. Questo è un gioiello, un altro gioiello di Pietro Nigoni. Amici, lo sai che prezzo uno di voi mi chiama e dice: Orlando, lo voglio rivedere? Ha soltanto 900 euro. Sì, ma i 900 euro sono ancora da scontare. Ed è veramente bellissima, meno di 1000 euro. Sai, le litografie, grazie Alessio, le serigrafie o litografie di Annigoni si vendono a 1500, 1700. Questo è un pezzo unico, 900 euro da scontare ancora, ed è il numero 2. Grazie. Passiamo al numero 3, lo facciamo con qualcosa di molto speciale. Quello che vedete è un dipinto ad olio di Marino Marini. Attenzione, Marino Marini è un artista che fa record price da milioni di euro. E questo è un dipinto ad olio, archiviato, pubblicato, con Marino non si scherza, e uno di voi mi può chiamare e rivederlo a soltanto 9.000 euro. Chiaro? Ma i 9.000 sono ancora da scontare. Guarda che pezzo è questo, questo è un altro tesoro immenso. 9.000 euro per Marino Marini, ed è il numero 3. Grazie. E adesso arriva lui. Marco Lodola, il genio della pop art italiana, questo poi trovarlo di questa misura è davvero molto molto raro, perché è un 30x40 e di solito i quadri di Lodola sono sempre molto grandi. Questo è un piccolo tesoro, naturalmente certificato, ad olio su tela, ed è il numero 4. Amici, il primo di voi che mi chiama lo potrà rivedere a soltanto 700 euro. Mi dice: Orlando, ma io ho già prenotato due quadri, ieri l'altro ne prenoterò altri due. Bene, ti viene 490 euro, ma dimmi, guarda che pezzo che è questo, poi bellino. E questi sono questi due fidanzati, è veramente un amore. Marco Lodola, ad olio su tela, a questo prezzo, ed è il numero 4. Grazie. Passiamo al numero 5. E qui dobbiamo fare appello ai grandi collezionisti che amano il futurismo, perché questo è uno dei grandi, immensi futuristi, Emilio Pettorutti, potete trovarlo in aggiudicazioni importanti da Christie's, da Sotheby's, perché il futurismo piace in tutto il mondo da sempre. E questo è un disegno originale di Emilio Pettorutti, che è una matita 21x12, che in galleria ci vogliono dai 7,5 ai 9.000 euro. Amici, 4.500 euro. Emilio Pettorutti, pezzo unico, splendido, importante e raro. Ed è l'opera numero 5. Ma se questo vi è piaciuto, sono più che sicuro che il prossimo vi emozionerà, perché parliamo di Gino De Dominicis. Grazie. E Gino De Dominicis, amici, è un nome immenso, soprattutto quando si parla di questo bacio. L'opera è firmata in basso a destra da lui, archiviato naturalmente, ed è qualcosa di veramente speciale. Gino De Dominicis, l'opera in visione è la numero 6, e la posso offrire a soltanto 8.500 euro. Gino De Dominicis, un pezzo unico, favoloso. Guarda che meraviglia, gli occhi socchiusi, è un sospiro questo bacio. Ed è l'opera numero 6, se volete vederla, grazie. Passiamo al numero 7 e lo facciamo con quest'altra opera di Emilio Pettorutti, una matita ancora esemplare unico, offerto a
4.500 euro. Ed è l'opera numero 7. Se andate a vedere le aggiudicazioni d'asta di questo artista a livello mondiale, vi accorgete dell'occasione che avete stasera. Grazie, e adesso passiamo al grande Christo. Christo e Jean-Claude, con questa straordinaria opera che racconta una delle sue installazioni. Cosa la rende preziosa quest'opera? Il fatto che è firmata non solo da Christo, ma anche da Jean-Claude. L'opera è veramente un capolavoro. Vedete questa immagine dell'installazione famosa dei grandi ombrelli aperti nel Canyon, e l'opera in visione, la numero 8, la posso offrire a soltanto 900 euro. Jean-Claude e Christo, quindi i grandi uomini, uomo e donna importanti della storia dell'arte, della land art, a soltanto 900 euro, sempre da scontare. I prezzi che sentite da me sono sempre da scontare degli sconti che avete in possesso. Questo è il numero 8. E noi andiamo avanti e lo facciamo con il numero 9. Inconfondibile, uno splendido piombo, numero 9 di Umberto Mariani. Misura 30x25, in galleria si vende a 4,5, 4,8, una cosa del genere. Il prezzo di questa sera in questo Orlando Moves, di questo straordinario lavoro bellissimo di Mariani, ed è l'opera numero 9, ve la posso offrire a soltanto 2.900 euro. È una follia, perché è un assegno circolare di almeno 3,5. 2,9. Per lui, ed è il numero 9. Grazie. E adesso passiamo al numero 10, lo facciamo con il grande Mario Schifano. Allora, quello che vedete è un capolavoro di Schifano, perché racconta una delle grandi montagne, questi paesaggi della memoria, dove in questo caso si racconta proprio come la nascita di un cratere, di una sorta di vulcano nel paesaggio. È un olio su tela, pubblicato 2 volte, archiviato, qualcosa di veramente speciale, vi do anche la pubblicazione. Bene, amici, il primo di voi che mi chiama lo potrà rivedere a 4.500 euro. Immagino sappiate le cifre che sta facendo Schifano ultimamente, cioè cose dell'altro mondo. Continua a crescere sempre di più. Questo è un olio pubblicato 2 volte, archiviato, 4,5 da scontare. Chiaro? È qualcosa di meraviglioso. Stai un attimo ancora, Alessio, perché questo è veramente molto, molto bello. Il più grande e importante esponente della pop art italiana, che continua a crescere a livello mondiale con questo dipinto ad olio veramente magnifico. 4,5 da scontare. È l'opera numero 10, se volete vederla. Grazie. Passiamo al numero 11 e lo facciamo con questo dipinto di Franco Rognoni. È una tecnica mista. La posso offrire a 900 euro. Ed è il numero 11. Vai. Passiamo al numero 12. E lo facciamo con questo lavoro, attenti amici, perché è qualcosa di molto importante, di Emilio Vedova. È una tecnica mista di Emilio Vedova, naturalmente archiviata, perché con Vedova non si scherza, qualcosa di veramente un altro di quei tesori importanti, perché sono, credo che sia uno dei tanti desideri di tanti di voi mettere in casa un pezzo unico di Vedova, e questo lo è. Ed è l'opera numero 12. Sentite il prezzo, Giuseppe Orlando, ma siamo sicuri che sia un sottocosto? Beh, fate un po' voi, 3.900 euro da scontare ancora, Emilio Vedova, una composizione e firma davvero favolosa. Numero 12, grazie. Passiamo al numero 13 e lo facciamo ancora con un altro lavoro di Christo, molto importante, perché anche in questo caso firmato da Christo
e Jean-Claude, dove la firma è ovviamente autografa, questo lo rende speciale e specialmente importante. L'opera è la numero 13 e ve la posso offrire a soltanto 900 euro. 900 euro soltanto per il grande Christo e Jean-Claude che firmano insieme questo loro progetto. L'opera è la numero 13, se volete vederla. Grazie. Passiamo al numero 14. Scusami Alessandro, da rivedere l'opera numero 10. La rivediamo subito, la 10, per favore. Naturalmente siamo in diretta, quindi se... Io, allora, amici, io devo andare veloce perché ho 100 quadri, altrimenti non riesco a presentarveli tutti. Ma è un capolavoro. Un olio di Schifano, un olio su tela di Mario Schifano, così bello, a un prezzo simile, guai perderlo, veramente guai. È bellissimo. Guarda che forza che ha. Un vulcano. Da sempre Schifano era innamorato dalle forze della natura, come si potrebbe non esserlo. Questo è un pezzo, fa veramente... Un altro, mi piace molto questo inizio di carrellata per opere piccole, ma molto preziose. Se volete vederlo, è l'opera numero 10. Grazie. E noi invece... Si va alla numero 14 e lo facciamo con questo importante lavoro di Emilio Scanavino. È una china pezzo unico, archiviata, 22x30. E ve l'offro in questa serata così speciale a soltanto 2.900 euro da scontare ancora. Datata 1950. Il mare, il cielo, guardate qua, che cosa stupenda, è tutto un progetto che lui disegna a china su questa carta. E questa è l'opera numero 14. Andiamo avanti e lo facciamo con un altro splendido piombo di Mariani, ed è questa l'opera numero 15. Guardate qua. L'opera in visione a 2.900 euro soltanto. È il bianco di Mariani. È il numero 15. E adesso, grazie Deborah, passiamo al numero 16 e lo facciamo con un altro grande nome di cui vi ho parlato spesso e anche recentemente. Lui è Luca Pignatelli. Luca Pignatelli lo conoscete per essere famoso per dipingere su questi sacchi di caffè, vecchi sacchi dove si metteva il caffè, hanno questo colore di tela piuttosto grossa come grana. E questo è un paesaggio di Luca Pignatelli, l'opera la numero 16, che vi posso offrire a soltanto 2.000 euro, amici, 2.000 euro, ed è un olio 30x40, 2.000. L'opera numero 16. Vai. Inconfondibile. L'opera di Masi, questo è il numero 17, 40x40. Paolo Masi è un altro di quegli artisti da tenere d'occhio come quotazioni, soprattutto quando si parla di un Masi del 1970. Chiaro? Quindi il periodo è giusto. Ed è questo lavoro di Paolo Masi, datato 1970, numero 17. Davvero? Pensa un po'. 3.900 euro soltanto, sempre da scontare. Andiamo a vedere ancora questa l'opera di Paolo Masi del 70, ed è la numero 17. E adesso un grande nome di quelli... Non smetteranno mai di essere grandi. Perché? Perché lo trovi sui libri di storia. Giuseppe Minieco. Si tratta di una eccezionale gouache, una tempera, dove si raccontano dei suoi raccoglitori. Ecco, veramente in più di un'occasione vi dico, puntare sulla storia non sbagliate mai. E quando puntate su Minieco siete sempre al sicuro.
Questo è veramente, veramente molto, molto bello. L'opera in visione di Migneco è il numero 18. Amici, 1.900 euro. Io l'ho pagato di più, ma questo è un sottocosto evidente. E la cifra che avete sentito è ancora da scontare. Ma qui parliamo di un Migneco vero, un pezzo unico, certificato, bello davvero. Questo è veramente mettere in casa un pezzo di storia italiana tra i più affascinanti. L'opera è la numero 18, se volete vederla. E noi andiamo avanti. Lo facciamo con la numero 19. Devi tenere così. Ed è questo lavoro di Giosetta Fioroni. Giosetta Fioroni, l'opera in visione, la numero 19, tecnica mista su cartone in tela, su carta, no, questa tela, 33x50, a 3.900 euro da scontare. Sempre da scontare. Cioè, la cosa folle è che già il prezzo che voi sentite è un prezzo ottimo, e poi dovete divertirvi ad applicare gli sconti che avete, che vi ricordo che se non avete ancora prenotato niente avete subito un 10%. Poi vedete un altro quadro, un 20%, ne vedete un altro 30% dal terzo quadro in poi. Chiaro? Ma poi su pezzi come questi, Giosetta Fioroni costa e costa sempre di più. E noi andiamo avanti, lo facciamo con l'opera numero 20, e cioè con questa importante opera di Domenico Purificato. Ecco un altro grande nome, direttore di accademia, grande professore d'arte. Domenico Purificato, l'opera in visione, la posso offrire a 900 euro soltanto. Che grande nome, immenso è lui, favoloso. Ed è l'opera numero 20. Grazie. E adesso il numero 21. Claudio Cargiolli, un'opera ad olio su tela, 30x30, ha soltanto, lo ribadisco perché immagino, se voi guardate me, sicuramente guardate anche altri, quindi sapete quello che vi chiedono gli altri su certi nomi, no? Immagino di sì. Soprattutto su dei nomi che io, in Galleria Orlando, io ho la mia filosofia di prezzi. I prezzi devono essere sempre giusti, eh? Però è anche vero, se guardate me, avete guardato altri, e per gli altri siete, se guardate gli altri, siete costretti a chiamare per sapere il prezzo, non con me, perché il prezzo che mi fa Orlando è la mia forza, il mio punto di forza è questo. Io un pezzo così di Cargiolli, in galleria, voglio 4.500. Chiaro? Prezzo giusto. Ma questo è un fuori tutto vero. E il primo di voi che mi chiama lo potrà rivedere, il numero 21, a soltanto 3.900 euro, che non pagherete mai perché avete i vostri sconti. Ed è il numero 21. Vai! Tutta la poesia di questo artista. Marc Chagall. Marc Chagall. Che coraggio mettere uno Chagall in un'operazione come questa. Vieni, grazie. Bisogna tenerli tutti inclinati, se no fanno dei riflessi. Allora, l'opera in visione è la numero 22, è un'incisione di Marc Chagall. Costa 7.500, 8.000 euro. La firma è autografa, l'opera è pubblicata e lo posso offrire a soltanto 3.900 euro. Dice Orlando, ma io ho già prenotato un quadro, due. Evviva! Marc Chagall ha un prezzo simile ancora da scontare. È pubblicata sul catalogo generale, amici. Questo nome è così importante. Firmata da lui in basso a destra e tirata sotto i 100 esemplari. 90 esemplari soltanto. Gran bel pezzo, giusto. Okay.
Marc Chagall. È l'opera numero 22, grazie Deborah, passiamo al numero 23 e lo facciamo con un altro lavoro di Franco Rognoni. Offerto a 1.900 euro. No, io sono grullo. Certo. Avanti. Andiamo sul numero 24 e lo facciamo, attenti amici, con un altro lavoro di Emilio Vedova. Una tecnica mista su cartoncino di Emilio Vedova archiviato. Sono cose pazzesche, veramente si pensi. Offerto a soltanto 3.900 euro. C'è anche le immagini dell'artista a lavoro. E questa è l'opera di Emilio Vedova, numero 24. Vai. Oh, oh, oh. Ora. Sutherland. Graham Sutherland, il grande Sutherland con un pezzo unico di questa bellezza, è una tecnica mista. Allora, tra l'altro si tratta di un'opera, lascia pure a me un attimo. Ah, questo un secondo. Vedete anche sul retro. Graham Sutherland, pezzo unico, numero 25, grazie. Pure. €4.000. Ed è il 25. Vai. Il numero 26 è questo artista straordinario, a me piace da matti. Mi piace tanto perché usa una materia incredibile, poi l'opera. Ah, questa, voi intanto li vedete uno accanto all'altro. Dovete vederli, puoi venire un attimo con me, Alessio, per favore? Dovete vederli da soli i quadri, no? Per godervi la bellezza di un dipinto. È un vaso di fiori, ma dipinto in maniera incredibile. Cioè, non esagero, ci sono 3 centimetri di colore sopra. E questo artista, questo numero 26, Nello Pascu è il suo nome, 20 per 50, io ve lo offro a soltanto €500. E 500 sono ancora da scontare. Ma vi prego di concentrarvi sulla qualità di questa opera, della bellezza della stessa. Veramente molto belli i colori che ha, la forza della materia che ha. Bene, se volete vederlo sapete come fare. Perché, vedi, tu non devi avere paura a prenotare. Dici, Nando, ma ho già prenotato un sacco di quadri, devo vederli. Tu non è che devi acquistare tutto quello che prenoti, puoi prenotare quello che vuoi, puoi scegliere con calma. Ma questo è veramente un altro tesoro bello, importante. E lui, grazie, passiamo al numero 27, immagino lo conoscete tutti, perché lui è Lucio Fontana, amici. Devi sempre tenerli così, se no specchi. L'opera è la numero... Dove siamo qua? 27. È un collage di Lucio Fontana, tra l'altro anche pubblicato. Ve lo offro, sentite qua amici, a €2.500 da scontare ancora. Commentate per favore questo prezzo per un nome immenso mondiale come lui. Fontana è decisamente l'artista più pagato italiano in tutto il mondo. Ed è il numero 27. Vai, passiamo al numero 28 e lo facciamo con qualcosa di molto speciale. Ottone Rosai. Attenti, quando si parla di Rosai, poi ultimamente sapete anche quanto interesse stia suscitando questo nome e quanto stia crescendo molto le sue quotazioni. Catalogo generale, immagino che sappiate. Numero 28. 21 per 15, amici, nessuno al mondo può offrirlo a meno di 4.500-5.000. Orlando sì, perché il primo che mi chiama lo potrà vedere a soltanto €2.900 da scontare ancora.
Ottone Rosai così a 2,9 da scontare. Bellissimo, uno dei suoi personaggi tipici. Ed è datato 1947. In basso a destra, ed è il numero 28. E adesso, numero 29, amici, un altro nome importante della storia, in assoluto un altro pezzo di storia che io tutte le volte vi dico, comprate Treccani. Treccani è sempre da comprare, qualunque cosa trovate, perché è un grande, immenso nome. È l'uomo che, è la verità, ha totalizzato più biennali di Venezia di chiunque altro, è l'uomo che ha fatto 4 quadriennali a Roma, 8 biennali veneziane, ed è veramente l'uomo presente su tutti i libri di storia. Poi nel 40 firma Movimento Ricorrente a Milano. E questo è un pezzo unico di Treccani, numero 29. Amici, ha soltanto 900 euro da scontare ancora. Bellissima cosa, grazie. Ed è, dicevamo, il numero 29. Adesso passiamo al numero 30. Ricordate quel dipinto di prima, Nello Pascu, questo artista che dipinge i fiori come davvero pochi altri. Questo è un altro suo lavoro, anche questo, ha soltanto 500 euro. Ma l'opera che segue è un'altra di quelle firme che fanno davvero tremare i grandi collezionisti. Gregorio Schiltian. Stiamo parlando di un pezzo unico, davvero favoloso, ti avvicini Alessio, di Gregorio Schiltian, questo è il numero 31, si tratta di un acquerello che io vi posso offrire a soltanto 2.000 euro. Se sapeste quanto costa Schiltian, e invece uno di voi adesso mi chiama e lo può rivedere a 2.000 euro che non pagherà mai, perché tutti voi avete i vostri sconti in mano. Questa è l'opera numero 31, grazie. E passiamo al numero 32. È l'altra opera di Nello Pascu. Anche questa ha 500 euro da scontare. E poi, dopo quest'opera numero 32, un dipinto di Montesano. Non è in catalogo qua? Ok. Si tratta di un pezzo unico, è una matita su carta di Montesano che racconta la visita di Hitler ai suoi soldati. È un disegno originale, pezzo unico di Montesano, che posso offrirvi a soltanto 1.500 euro. Vai! Passiamo al numero 34, lo facciamo con Renato Guttuso. Inclinano per favore. Questo che vedete è un'opera molto importante di Guttuso, perché è un suo autoritratto. Sai, ho conosciuto nel corso della mia carriera un paio di collezionisti che nella loro vita hanno acquistato sempre e solo autoritratti degli artisti. Questo è infatti tutta la casa collezione di autoritratti, non sono facili da trovare e costano. Questo è un autoritratto di Renato Guttuso, questo è proprio lui, lo so perché l'ho conosciuto quando ero piccolino. E l'opera in visione, la numero 34, è questa gouache, questa tempera, la posso offrire a soltanto 7.000 euro da scontare, amici. Renato Guttuso, i suoi colori sono inconfondibili.
ed è l'opera numero 34. Vai, signore e signori, numero 35, il mondo della pittura surrealista e la poesia infinita di Giuliano Gelli. Ma quanto mi piace questo artista. Giuliano Gelli e la sua poesia, questo è un olio su tela 50x70, adesso vi dico. Amici, sentite il prezzo, olio su tela, 50x70, lo posso offrire a uno di voi a soltanto 2.000 euro. 2.000 euro è il prezzo di 20-30, piccolino così. Una piazza d'Italia poi rivisitata. No? Questo è Giuliano Gelli a 2.000 da scontare. Vai e passiamo al numero 36. Confermate le opere numero 29 e 30. 29 e 30, grazie. L'opera in visione è uno splendido lavoro di Wilfred Lamm. Wilfred Lamm con un'opera, tra l'altro, magnifica perché è un'acquaforte, vecchia, giusta, colorata, ed è la numero... L'opera in visione ha soltanto 900 euro, ma dimmi te, sempre da scontare. Wilfred Lamm, grazie. Bellino da morire, ma che forte. Ancora un gioiello di Claudio Cargiolli, scusate questi riflessi, non sono dati dalle luci. Guardate qua, sono un amore, guardate questo. Da rivedere questo le opere libero. Numero 26 e 32. Sì, adesso ve le faccio rivedere. La casetta sul colle e la luna. Il grande Cargiolli in quest'opera, la numero, tieni pure, mi dici il numero dell'opera, scusa? 37. Amici, 1.900 euro soltanto. Questi sono da rivedere per un gentile signore. Ah, sono un amore. Eccole qua. Ha dei colori stupendi. Vai. Questa è la 30 che era confermata. Esatto. Complimenti. Scusate, è nuovo. Eccoli qua, prego, li diamo tutti quanti. Bellino da morire questo Cargiolli, poi ha un prezzo simile. Ha soltanto 1.900 da scontare lui dell'opera numero 37, noi andiamo avanti, grazie. E lo facciamo con qualcosa di speciale, Franco Gentilini, amici. Franco Gentilini. Ma guarda che cos'è quest'opera. I lottatori di sumo. È un pezzo unico, una gouache di Gentilini, l'opera, dunque la numero 38, ha soltanto... No, questa è una follia, aspetta un attimo. Amici? Cioè? 1.900. Amici, Franco Gentilini, pezzo unico, 1.500 euro. Chiaro? No, non è una litografia. 1.500 da scontare. Vabbè, tutto può succedere in una trasmissione come questa. Numero 38. Avanti. E adesso una di quelle siepi d'estate di Ernesto Treccani, che a me piace moltissimo. Lui veniva sempre a Forte dei Marmi, in Versilia, passava l'estate. E spesso dipingeva queste siepi, come in questo caso. È un dipinto ad olio di Ernesto Treccani. Bravo Simone. Allora, l'opera in visione numero 39. Amici,
a soltanto 950 euro. È un olio, eh? 950 da scontare ancora. Ed è il numero 39. E adesso il mago Houdini. Confermate il numero 26 e il numero 32. Grazie. Che racconta questo illusionismo, naturalmente uno dei miti raccontati da Marco Lodola. E questo è un olio su tela, 1 metro per 70 la misura, numero 40. Sì? 1000 euro. 1000 euro soltanto. Chiaro? Marco, allora, non facciamo polemiche, diciamo Orlando, ma io tu me l'hai venduto a 1900, a 2000. Questo è un fuori tutto e vale solo per questa trasmissione. Bene? Ok. 1000 euro ancora da scontare. Un dipinto ad olio di Marco Lodola, 1 metro per 70, 1000 euro, che non pagherete mai. E il numero 40, vai. Oh, adesso qua vi voglio io. Numero 41. Mimmo Rotella, tempera, pezzo unico di Mimmo Rotella, 50 per 70, questo è un nome immenso, altro artista che costa sempre di più, è un dipinto su pagina di giornale, pezzo unico, eh? Amici, 4.500 euro. Trovalo te un rotella, pezzo unico così. Occhio ai riflessi. Guarda il monitor lì. Okay. Come? 4,5. Ed è numero 41. Grazie. E adesso lei. Virgilio Guidi, una delle sue splendide baronesse, il pittore della luce, racconta. Questa splendida donna dei grandi occhi, ed è magnifico. È un olio su tela di Virgilio Guidi, particolarmente bello. Parliamo dell'opera numero 42. Beh, ora qui vi dico in tutta onestà. Allora, io un quadro così di Guidi in galleria voglio 7,5, 9.000 euro, perché no? Ma in questa trasmissione accadono cose strane, meravigliosamente strane per voi. Perché il primo di voi che mi chiama lo potrà rivedere senza impegno all'acquisto a soltanto 5.000 euro che non pagherete mai, perché tutti voi avete degli sconti. 5.000 è un 50-40, eh? Olio, archiviato, bello da impazzire, a soltanto 5.000. Perché quello che vi deve sorprendere ovviamente sono i prezzi iniziali, che già i prezzi iniziali sono molto bassi e in più dovete ancora applicare gli sconti in vostro possesso e tutti voi avete gli sconti. 5.000 da scontare il grande Guidi, Virgilio Guidi, una delle sue baronesse. L'opera è la numero 42. Vai e passiamo al numero 43 e lo facciamo ancora una volta con un importante lavoro di Ernesto Treccani. L'opera in visione ha soltanto 950 euro. 950 per lei. Amici, stiamo parlando di pezzi unici. Diciamo, Orlando, ho già prenotato due quadri, hai già un 30% subito. Eh? Con 650 euro lo porti via, 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 via. Andiamo avanti e lo facciamo con un altro lavoro storico importante. Questo è il numero 44 di Paolo Masi, datato 1970, 35, no, 40 per 50, 40 per 50, ok? Numero 44, a 40 per 40 la misura, 3.500 euro per lui. È il numero 44. Avanti, passiamo al numero 45, lo facciamo con Ottone Rosai. Ora, io, voglio dire, con tutta la buona volontà, no? Lo ripeto ancora una volta, questa è una trasmissione straordinaria. Solo in questa trasmissione puoi sentire nomi simili offerti a condizioni del genere. Bene,
Ottone Nosai, questa è una china originale, un pezzo unico, 50x40, ed è naturalmente archiviato, certificato numero 45, 4.500 euro da scontare, il grande Ottone Nosai. Archivio del professor Faccenda, Nosai fondamentale, un'opera così bella e importante, ha soltanto 4,5. E adesso un altro dei miei grandi immensi amori, lui è Antonio Possenti. E questo è un olio su tela del grande Possenti, dove sempre ritroviamo lui, in questo caso con queste simpatiche civette. E questo è l'olio di Possenti numero 46. Natà, olio su tavolo, che è 20x30. Amici, 1.900 euro. Ne costa almeno 3,5 un pezzo così. Poi bellino da morire. Il numero 47, un altro pezzo di storia italiana. Sante Monachesi. No, c'è Breddo prima. Come mai? Scusate, scusate, prima c'è Breddo. Gastone Breddo è stato direttore dell'Accademia delle Arti di Firenze per molti anni, un grande professore. Monachesi lo vedremo dopo. Perdonami? Certo. Olio su tela di Gastone Breddo, 50-70. Amici, 1.000 euro soltanto. 1.000 euro sempre da scontare. Ed è l'opera numero 47, giusto? Numero giusto. No, mi dà Monachesi al 47. Quindi? Non ho capito. Allora, 47 mi dice Sante Monachesi. Ah, benissimo. Quindi vado avanti col 48, è giusto. Avanti, andiamo a vedere il numero 48 e lo facciamo con questo dipinto ad olio su tela di Mario Soave, e dell'opera numero 48, un altro di quegli artisti che da sempre ci ha colpito con i suoi colori magnifici. L'opera in visione, numero 48, offerto a soltanto 1.000 euro. L'opera in visione numero 48, avanti, e adesso il numero 49. Amici, Gastone Biggi. Come? Ah, 1.000, insomma, chiedo scusa. Gastone Biggi, tempera e tecnica mista, 50x60, l'opera in visione numero 49, a 1.500 euro. Ed è l'opera 49 a 1.500, sempre da scontare. E adesso, amici, un altro nome immenso italiano, scusate il riflesso, che è Felice Casorati, il grande Casorati con questo disegno, un pezzo unico. Ce l'hai? Ok. Il magnifico Felice Casorati, l'opera in visione è un 40x50 firmato da lui. Adesso arrivo. 50x35, ok. Attenzione al prezzo, amici, è soltanto 3.900 euro, ci vogliono almeno 7.500 per un pezzo così di Casorati. L'opera è archiviata, ed è il numero 50. Adesso andiamo a vedere il numero 51, lo facciamo con un altro
surrealista, davvero magnifico, questa tavolozza del Novecento, come la intitola, ed è il numero 51 di Bruno Donzelli. È una tela 40x50, offerto a 1.500 euro. 1.500 per lui, ed è l'opera numero 51. Vai, passiamo al numero 52, e lo facciamo con Vivian Graham Sutherland. Si tratta di un acquaforte importante del grande Sutherland, altro nome pazzesco, pensate, tirata a soltanto 75 esemplari, firmata da lui in basso a destra, la firma autografa, e offerta eccezionalmente stasera a soltanto 1.200 euro. Ne costa almeno 3 un pezzo così. Ma il numero 53 è lui, Franco Angeli, l'investimento più veloce e rapido che tu possa fare in arte moderna e contemporanea allo stesso tempo, perché lui è meravigliosamente attuale, mai come nessun altro artista. Sta facendo i numeri che sta facendo lui. Lui è Franco Angeli, con questo logo United States of America Half Dollar, questa splendida Black Eagle, poi contornata di oro, ed è questo dipinto ad olio, pezzo unico naturalmente di Franco Angeli, che vi posso offrire. Vi annuncio già, perché la verità, un pezzo così ci vogliono dai 7,5 ai 9.000 anche in questo caso. Questo è il grande Angeli, 3.000 euro soltanto, 3.000 euro soltanto. Sempre da scontare, e fare sconti su Angeli non ha senso. Esatto, bellissima cosa. Un olio di Franco Angeli in una trasmissione dove avete degli sconti pazzeschi, e questo è il numero 53, se volete vederlo. E adesso il numero 54. Scusate, c'è sempre questa incursione di neon. Allora, l'opera in visione numero 54 è un'incisione di Arnaldo Pomodoro, cioè il più grande scultore italiano, il più quotato, il più pagato, e l'opera è firmata da lui in basso, al centro, la firma è autografa. L'opera numero 54, dicevamo, incisione, offerta a soltanto 1.200 euro. Yes. Passiamo all'opera numero 55, lo facciamo con quest'opera di Carlo Roselli, è un dipinto ad olio su tela 50x50, offerto a 1.500 euro. Grande fascino e stupore di Roselli in questo dipinto, che è il numero 55. Avanti, numero 56. Guardate un po' qua. Ennio Calabria, 50x70, datato 1966 in basso a sinistra. Ennio Calabria a 2.000 euro, un 50x70 così, a 2.000 euro soltanto. Ed è l'opera numero 56. Avanti, passiamo al 57, questo è qualcosa di eccezionale. Bruno Saetti, un altro grande, immenso nome del Novecento, tra i più importanti. Il prezzo che ho deciso di farvi è veramente una sfida alla velocità, quando lo sentirete. È un olio e affresco del grande Saetti, 50x60, meglio ancora. Amici, il prezzo di vendita in galleria è di 7.500 euro, un prezzo ottimo. Che ne dite di 4.500 da scontare? 4.500 da scontare. Bruno Saetti, olio e affresco, 40-60, questo è un pezzo eccezionale, davvero in bocca al lupo, voi siete tanti,
L'opera è una sola. 4,5 da scontare. Entra nel quadro perché è magnifico. Bruno Saetti. È il 57. Via, toglilo a questo prezzo. E passiamo al numero 58, lo facciamo con quest'opera di Paul Kostabi. È un olio su tela, 50x60, offerto a 1.500 euro, sempre da scontare. Grazie Deborah, via. Passiamo al numero 59 e ritroviamo un altro lavoro importante di Graham Sutherland. Come? Cos'era? Graham Sutherland, ancora un'incisione. L'opera in visione è la numero 59, arrivo, offerta a 1.200 euro. Avanti, numero 60, un'altra grande, immensa firma, è l'opera di Enotrio. L'opera in visione è un olio di Enotrio, 50x70, amici, a 900 euro, ma io mi domando e dico. Enotrio è una firma molto importante, 900 euro soltanto. Fermo. E adesso preparatevi, ferma. Preparatevi a una sorpresa. Ma quanto tempo era che non vedevo un pezzo talmente raro ormai. Allora, vediamo se siete attenti. Sai, sono cose che davvero fanno parte di un passato io importante. Allora, cominciamo col dire che siete di fronte all'artista italiano oggi più pagato, più quotato in assoluto, che continua sempre di più a fare impazzire il mercato. Appena ci danno la messa in onda capirete anche chi è. Questa è un'opera molto importante perché nasce in un periodo importante di Schifano. Mario Schifano dipinge quest'opera che intitola La Palma d'Oro, che gocciola l'oro sopra le case. È qualcosa di molto speciale perché esaurita il giorno in cui è nata. Ecco perché vi dico, io mi ricordo benissimo, quando presentai quest'opera la prima volta, non feci in tempo a presentarla, furono tutte esaurite. L'opera è pubblicata due volte, firmata da lui in basso a destra, la firma è autografa, ed è una delle opere più richieste e più desiderate dal mercato, perché è un originale. Ma soprattutto quello che colpisce è lo stato d'animo di Mario Schifano in quest'opera. Tra l'altro è molto materica, voi la vedete con un vetro che la protegge, ha una matericità pazzesca e la cosa magnifica sono questa palma tutta d'oro che gocciola l'oro sulle case per impreziosirla. Oggi trovarla, una così, la paghi dai 5.000 ai 7.000 euro, ma questa era da parte. Invece il primo di voi che mi chiama la potrà rivedere a soltanto 900 euro, ma quando la metti a parete sarà una delle opere più ammirate della tua collezione. 900 euro soltanto, un folle, Orlando è impazzito, e i 900 sono ancora da scontare. Vuol dire che se hai prenotato già altri quadri, la porti via a 630 euro. Beh, insomma, amici, questo è veramente qualcosa di speciale e specialmente importante. Veramente magnifica. Ma in bocca al lupo, voi siete tanti, però ecco la cosa importante, non fate l'errore che fanno in molti, no? Ci sono 100 quadri,
100 quadri, ma non aspettate di vederli tutti e 100 per poi dire Orlando voglio vedere anche questa. Questa ormai è un pezzo unico, esaurita da un pezzo. E se mi chiami ora la puoi rivedere a 630 euro, basta prenotare altri due quadri, quelli che vuoi. Ma questa è veramente eccezionale. Bellissima, bellissima. Allora, se volete vederla, ripeto, non mi interessa che cosa avete prenotato finora. Questa non ve la fate sfuggire. Poi non avete nessun obbligo all'acquisto, la vedrete e poi deciderete. È la numero 61. Ricordatevi, numero 61. Torniamo in carrellata, grazie. No, perché molti fanno questo errore. Cioè, vedono tutta la carrellata, poi a mezzanotte mi chiamano. Ma non trovate più niente. Questi sono tutti ormai pezzi unici, quindi è evidente che non si trovano. Allora, numero 62, Franco Massanova. È un dipinto ad olio su tela, 80 per un metro, che vi posso offrire a soltanto 1000 euro. Ed è l'opera numero 62. Vai! Il numero 63 è l'opera ancora di Franco Massanova, olio su tela, 80 per un metro, anche questo a 1000 euro soltanto. Via! Grande e importante lavoro, questo che vedete di Pier Toffoletti. Questo artista è straordinario. Io ho avuto modo di presentarlo sia in versione astratta che in versione figurativa, con queste figure di donne eteree. L'opera in visione che vedete... Come? Sì. Va bene. Esatto. Pier Toffoletti. Olio e altre tecniche su tela 1 metro per 70 a soltanto 1900 euro. Entra nel quadro perché è speciale questo. Via. Eccolo qua. Sante Monachesi, altro grande nome della storia del Novecento italiano, con questa composizione, è l'opera ad olio su tela, e non solo olio, ma anche degli strass dorati, si vedono nella confermata nell'opera. L'opera di Schifano. Confermata alla 61, grazie. Ehi, salutone, ciao Bellino. Allora, l'opera in visione numero 61. No, che Dio, 61 è confermato. E no, 65. Sante Monachesi, olio e altre geniali soluzioni di tecnica, offerto a 1900 euro, sempre da scontare. E dell'opera di Sante Monachesi. Via! Io qua vi volevo, amici. Virgilio Guidi. Ma siete di fronte veramente a un capolavoro di Guidi. Allora, mi ricordi l'anno del quadro, per favore? È un capolavoro di Virgilio Guidi del 1956. Olio. Perdonami? Il numero 66. Attenti al prezzo che vi faccio. Il primo di voi che mi chiama lo potrà rivedere, nonostante la bellezza e il periodo, naturalmente archiviato, dato proveniente da un'importante collezione, a soltanto 8.500 euro. O perdilo se ti riesci, un guidi così. 8,5, amici. Ed è il numero 66.
splendido, veramente bello e raro. Numero 66, via, passiamo al 67 e qui attenzione a quello che state vedendo, questo è un festa da brivido ed è l'opera numero 67, una delle famose finestre di Tano Festa, naturalmente archiviata. Ma non una delle sue finestre con il telaio o le sue persiane, no, questo è un dipinto ad olio anche. Immagino sappiate, no? Poi tutta la vita che vi dico, comprate la pop art perché è la scelta più saggia, quella più intelligente. Festa, Angeli e Schifano sono da comprare sempre. E questo è un pezzo unico, giusto come periodo, archiviato e attenti al prezzo che vi faccio, numero 67. 7.500 da scontare ancora, Matto Orlando, un pezzo così, pensa che ha un 30% in mano, a cosa me la porta via un festa di questa forza? Tano Festa, 7.500 da scontare, ed è il numero 67, vai, il numero 68 è un raffinatissimo dipinto di Cargiolli, Claudio Cargiolli, una tela con tanti oggetti dipinti, al centro una coccinella, devi tenerlo così però perché altrimenti non si vede. Ce l'hai? Okay. L'opera in visione è la numero 68, okay. Ha soltanto 2.900 euro. Amici, cos'è uno 80? 70 per 70, 2.900 euro da scontare. Riflettete sul prezzo e godetevi lo sconto che avete. Cargiolli così. Numero 68. E ora vorrei veramente la vostra massima attenzione per l'opera che segue, perché l'opera che segue è uno degli artisti più importanti al mondo e più quotati in assoluto, perché è il maestro della pittura visionaria, lui è Marc Chagall, e quest'opera è uno spettacolo, veramente uno spettacolo. Capolavoro vero di Marc Chagall, questo angelo custode. Beh, sentite, firmata due volte, sia in lastra che ovviamente con la firma autografa, pubblicata. E che dire, siete di fronte niente meno che a un pezzo unico, perché non c'è tiratura. È chiaro? È una delle sue straordinarie prove di colore. E questo, amici, per me è qualcosa di favoloso. Pubblicata a pagina piena, tra l'altro, il catalogo generale. Numero 69. Vorrei soltanto ricordarvi che per uno Chagall così devi spendere dai 15 ai 20 mila euro in galleria. Chiaro, non meno. Il primo di voi che mi chiama la potrà rivedere a soltanto 5.900 euro. Ma non ditelo a nessuno, perché nessuno può crederci. Ci ho venduto delle acquafortine piccine così, di Chagall a 7.500. Questa è bellissima, esemplare unico. Lui scrive, infatti, qua è Groot Artist, qua in basso a sinistra, la firma autografa, pubblicata a pagina piena, catalogo generale, a un prezzo del genere. Bellissima. Il grande Marc Chagall. Meravigliosa, meravigliosa. Via, passiamo prossimo e lo facciamo con quest'opera di Bruno Saetti del 1961. Numero 70. Misura 50 per 70, hai bisogno? Allora, questo è il ritratto di un importante personaggio, è il ritratto del critico d'arte, come si chiama lui? Marchiori, giusto? Marchiori, che poi è il più grande esperto di Mario Sironi, tra l'altro.
Allora, l'opera, cornice importante, numero 70, a 1.900 euro soltanto, un saetti così che racconta la figura di Bruno Marchiori, il grande critico d'arte. L'opera in visione, dunque numero 70. Passiamo al numero 71. Alessandro, scusa, chiedono di rivedere l'opera di Chagall. Rivedere non è una buona strategia. Meglio prenotare, perché come ho già spiegato, sapeste quanta gente a volte chiama e mi chiede di rivedere, ma quando, come la rivedete, chi chiede di rivederla, la rivede anche tutta l'Italia sintonizzata e la perdete. Questo è un capolavoro di Marc Chagall, veramente un capolavoro che Orlando stasera vi ha offerto sotto costo e con i vostri sconti che avete sicuramente in possesso, perché voi, tutti voi avete degli sconti. Bellissima. Bellissima cosa di Chagall, veramente bella. Beh, in bocca al lupo, il primo di voi che chiama la potrà rivedere a un prezzo simile, il padre della pittura visionaria mondiale, nome mondiale. Numero 69, via, ne ho visto anche il numero 70, adesso ci dedichiamo al numero 71 con un acquaforte di Carla Accardi, altro nome immenso, dico sempre questa cosa perché mi ha colpito che alla 59esima Biennale di Venezia, in corso ancora in questi giorni, è stato dedicato a lei un intero spazio, e questo fa capire quanto sia importante questo nome. Carla Accardi, splendida, grande e imponente incisione all'acquaforte firmata da lei in basso a destra, numero 71, posso offrirla a soltanto 900 euro, sempre da scontare. Numero 71 in visione, passiamo al numero 72 e lo facciamo con Domenico Purificato, questo nome immenso del Novecento, altro pezzo, mi piace tantissimo, si vede, davvero, ditemi la verità, quante volte vi capita di guardare le televendite e ascoltate il presentatore di turno, o televenditore di turno, chiamatelo come volete, che si affanna a presentare degli artisti che voi non avete mai sentito? Dei nomi che non esistono, però la televisione crea dei miti, lo sapete, no? Invece guarda strano, in questa carrellata di 100 quadri, di 100 opere, gli artisti che ho presentato li conoscete tutti. Ah, questo fa la differenza. È chiaro? Domenico Purificato, bellissimo ritratto di fanciullo, è un pezzo unico, favoloso, attenti al prezzo, ha soltanto 1.000 euro, il prezzo di una grafica. Questo è un pezzo unico, 1.000 euro per lui. Il numero 73 invece ci porta all'opera di De Filippi, ed è questo lavoro del 2008 di De Filippi. È un acquaforte, 70 per 70, la posso offrire a soltanto 500 euro. Sempre da scontare, vai. Hermann Nitsch. Si tratta di uno scatto originale di Hermann Nitsch durante il suo lavoro, questo grande artista di fama mondiale scomparso recentemente, e tra l'altro vi annuncio che prossimamente dedicherò una mostra a questo artista nella Galleria di Pietrasanta, quindi vi dirò anche prossimamente la data in cui inaugureremo, e sarà interamente dedicata a Nitsch. Questo è uno scatto originale di Hermann Nitsch, particolarmente bello e crudo, come tutta la sua pittura, numero 74, a soltanto 4.900 euro. Scatto originale, attenzione, pezzo da museo. Numero 74, vai, passiamo al numero 75, lo facciamo con un altro lavoro. Mamma mia, che meraviglia, di Bruno Saetti. Io veramente mi rendo conto della follia di questa trasmissione, no? Questi sono artisti che non smettono mai di essere importanti e ogni giorno che passa la storia li premia sempre di più. Questo è un olio affresco, splendido lavoro di Bruno Saetti, guarda questo grande sole, ed è il numero 75, amici, ha soltanto 7.000 euro da scontare ancora. Ma Dio mio, se è bello. Bellissimo lavoro di Saetti. Ed è, ripeto, il numero 75.
Vai, passiamo al 76 e lo facciamo con Bruno Cassinari. Quella che vedete è un'eccezionale opera di Bruno Cassinari. Misura 50x70, una gouache, un pezzo unico. Numero 76, offerto a 3.900 euro. Vai. Avanti, e adesso Carla Accardi. Allora, adesso vediamo anche in questo caso quanto puoi dare. Carla Accardi, il prezzo di lei è soltanto 900 euro per quest'opera di Carla Accardi. No, vieni qua, se no non ci stanno. Ok. Allora, vediamo, ancora una volta metto alla prova la vostra velocità, ma stasera conviene, ripeto, voi dovete stare attenti, andare piano, come dico sempre, quando state, su di me, non lei, quando state per pagare qualcosa, no? Quando state per acquistare, ma quando siete in compagnia di Orlando e state guardando una sua trasmissione, bene, Alessandro Orlando, quando ha acceso la sua rete, l'ha accesa decidendo di fare qualcosa di speciale, perché ho lavorato per molti anni per altri, quindi ho imparato a conoscere le vostre abitudini e quello che vi piace e quello che non vi piace. Non sto parlando di merceologia, ma parlo di comportamento, ecco, questa è una cosa che ho imparato a capire. Senza dubbio, tra i tanti artisti che vi ho presentato nella mia vita, ce n'è uno che ho conosciuto molto bene e da tanti anni vi consiglio di acquistarlo. Poi arrivano trasmissioni come queste, in cui io ho preso una decisione precisa, cioè di fare una trasmissione con pezzi sotto costo e darvi anche degli sconti, per snellire questo importante magazzino che ho. Bene. Ma fate attenzione a questo capolavoro. Un consiglio, cominciate a prendervi un telefono in mano, perché se arrivate secondi su quest'opera ve lo ricorderete tutta la vita quello che avete perso. Alessio, avvicinati con me e venite a vedere questo straordinario paesaggio della memoria, dove Mario Schifano prende un tubetto color oro e dipinge il perimetro di questi alberi, di questi cipressi, in questo turbinio di cielo, in uno dei più bei momenti davvero di luce di Mario Schifano. Ancora una volta un capolavoro di Schifano esaurito da un pezzo. Fermi, questo misura un metro per un metro, ci vogliono dai 7.000 ai 9.000 euro se riesci a trovarla, perché è rarissima, firmata in basso a destra con firma autografa, pubblicata, ma siete di fronte a uno dei paesaggi della memoria di Schifano tra i più emozionanti che io, Alessandro Orlando, abbia visto, e vi assicuro che di opere di Schifano ne ho viste tante, probabilmente anche voi, ma questo è veramente un capolavoro. Alessio, ti prego di avvicinarti e far vedere come ha realizzato quest'opera, addirittura con 12 passaggi di colore, e i passaggi di colore sono ad olio a smalto, attenti, è qualcosa di pazzesco, bellissima. Bene, signore e signori,
È una serata indimenticabile questa di metà agosto, perché uno di voi, e siete tanti, grazie per esserlo, mi può chiamare e dire: Alessandro, portamela dopo le vacanze, portamela al mare, in montagna, in città, in ufficio, dove vuoi. A 900 euro anche lei. Sì, ma non cash. I 900 euro sono ancora da scontare. E se non avete ancora prenotato niente, avete subito un 10% di benvenuto. Ma ce l'ha Orlando, già prenotato un'opera, avete un 20%. No, ho prenotato tre opere, 30%. Vuol dire 600 euro. Questi sono i momenti davvero unici. Bellissima. Tenetela con cura, perché è un'opera speciale e introvabile. Ve ne so qualcosa. Questa è l'opera numero 78. Qualunque cosa avete prenotato finora, non ve la fate sfuggire. Dite numero 78. Chiaro che il telefono non ha mai smesso di squillare dall'inizio della trasmissione. Ma tu adesso non devi comprarla, perché questa è la Galleria Orlando. Puoi chiamare questo numero solo per rivederla. 030 72 82900. Lo ripeto, 030 72 82900. Quando chiami questo numero, nessuno ti chiede soldi, nessuno ti chiede numero di carta di credito, nessuno cerca di venderti qualcosa. Ti chiedono solo quando e dove la vuoi rivedere, gratuitamente in tutta Italia. A 630 euro se prenoti tre quadri. Firmata da lui, pubblicata tre volte. Bellissima. Bellissima. Ha una forza incredibile. Questo è il padre della pop art italiana. E questo è uno dei suoi capolavori. È la numero 78, basta chiamare e dire numero 78. Adesso torniamo in carrellata. E andiamo a vedere la numero 79, è la stanza del poeta. No, mi segui per favore? Allora, sì. Allora, un secondo solo, ha sconvolto quest'opera, come può non sconvolgere? Cioè, pensa di entrare in una casa e trovarsi un pezzo così, cioè da rimanere senza fiato, giuro, da quanto è bello. È un bellissimo regalo che fate alla vostra casa e alla vostra collezione. Allora, andiamo avanti? Allora, questo è il numero 79, 78, e adesso andiamo al numero seguente. Scusate, eh? Numero 79, Claudio Cargiolli. Claudio Cargiolli, è la stanza del poeta. Deborah, mi aiuti per favore a tenerla così, che sennò... La stanza del poeta, meraviglia. Guardate qua, il letto, e apri l'armadio e l'armadio è pieno di stelle. Guardate qua. Meravigliosa, bellissima. L'opera in visione è la numero 79, offerta a soltanto 4.500 euro, amici. 4,5 limite. Mi sembra giusto. Beh. Ce l'hai tu? 4,5, 1,80 m, grazie. Dovresti saperlo dopo tanti anni che mi conosci, però. Tieni, richiama. È bellissimo. La stanza delle stelle, lui l'ha intitolato. È meraviglioso, questo artista è veramente meraviglioso. Ok, l'opera è la numero 79, grazie. Passiamo al numero 80 e lo facciamo con questo
lavoro di Masi veramente particolare, numero 80, arrivo. Paolo Masi è un'incisione, olio e incisione su tavola, 1 metro per 60, 1 metro per 600, meno scritto qua. Amici, 2.900 euro soltanto per questo. 2.900 euro. Vi ricordate quelle piccole tele di prima di Nello Pascu? Questo artista che dipinge con una matericità magnifica. Grazie Deborah, adesso ti passo questo quadro. Guardate che lavoro, grazie mille. Guardate che lavoro è questo, è pazzesca quest'opera, pazzesca. Ma guarda che cos'è. I colori, ma poi è talmente materico. E si colpisce, vedete che c'è lui che dipinge, c'è lui l'artista che dipinge con il cavalletto. Guarda che forte, grande quadro in tutti i sensi. Allora, l'opera è la numero 81, offerta a soltanto 1000 euro. 1000 euro soltanto, ed è il numero 81. Ferma, ferma. Gran bel quadro. E adesso, amici, grazie. Mario Schifano. Attenzione. Roma. Occhio a quest'opera, perché quest'opera, voi sapete che Schifano aveva un rapporto particolare con la Chiesa romana, Chiesa cattolica. Qua vedete il Colosseo, vedete San Pietro e un dinosauro. Allora, sentite, io non voglio ovviamente ledere la sensibilità di nessuno, quindi non entro nel merito di quest'opera, ma quest'opera è molto forte per Schifano, molto dura, va bene? E ovviamente mette in discussione i dogmi di fede, perché fa uscire fuori un dinosauro davanti al Colosseo e davanti a San Pietro. Poi le interpretazioni, voi siete un pubblico intelligente, quindi non avete bisogno di me. Bene, amici, 900 euro da scontare anche per lei. Togliela, solo un pazzo come me, firmata da lui e pubblicata. È la numero 82, 900 euro, via, togli, via. Oh, che spettacolo è questo. Riccardo Licata, grande nome, immenso nome. Grande e immenso Riccardo Licata. È uno dei suoi alfabeti. L'opera è datata 2000 per il bicentenario, tirato a 125 esemplari. La cosa straordinaria di quest'opera è che è realizzata su quella carta preparata a mano che lui adorava, ed è la numero, scusa, questa 83. (Ride)
Amici, 900 euro. Un'icata così a 900 euro sempre da scontare. Scusate i riflessi, ma purtroppo siamo in un deposito. Va bene, questa era l'opera del grande Licata. E adesso un altro grande poeta, Alfredo Rapetti Mogol, proprio lui, il grande paroliere, il grande poeta della pittura, quest'uomo che aveva capito che la parola può diventare un'opera d'arte. Ed è questa splendida opera d'olio di Alfredo Rapetti, dove si intravede la sua scrittura, bellissimi colori tra l'altro. È un grande lavoro di Rapetti, l'opera in visione è la numero 84. Sentite qua, 1,20 m per un metro, in galleria siamo sui 5.000, 5.500. Bene amici, 1.900 euro. Alfredo Rapetti Mogol, sempre da scontare, ovviamente. 1.900 euro. Grazie. Passiamo al prossimo e lo facciamo con l'opera numero 85 e ritroviamo Carla Accardi con quest'opera magnifica. È un'incisione all'acquaforte splendida, bellissimo il colore. L'opera in visione numero 85, 1.000 euro, 1.000 euro sempre comunque da scontare, molto bella lei. Carla Accardi, numero 85, e adesso andiamo a vedere il numero 86, e lo facciamo con questo importante lavoro di Bernardo Bertin. Ehi, 1706, Bernardo Bertin, attenti, datato 1990. Io voglio ricordare a tutti voi che Bernardo Bertin espone e ha esposto con Burri. Per quale motivo? Perché lui creava con il fuoco, esattamente come faceva Alberto Burri. Questa è un'opera molto importante, perché è del 90, è un pezzo unico di Bernardo Bertin, e guardate il fuoco che crea questa crettatura della carta stessa. Una grande opera, anche dimensionalmente. L'opera in visione, numero 86, vedete qua amici, 1.500 euro da scontare ancora. Una grande opera del 90 di Bernardo Bertin, 1.500 da scontare ancora. Sono follie, impossibile a ripetersi. E questa è la numero 86, grazie. Passiamo al numero 87, bella, bella, bella. È una rarissima acquaforte di Renato Guttuso. Guardate quei cesti intrecciati che hanno fatto innamorare il mondo di lui, i fiaschi, la frutta. Firmata da lui in basso a destra, pubblicata l'opera in visione di Guttuso, la numero 87. Arrivo, a 900 euro soltanto, 900 per lei. Un metro e venti per 80, Andrea. Via, passiamo a Ernesto Treccani e lo facciamo con questo pastello ad olio. Che bello, due figure. Che mano che aveva Treccani.
Ernesto Treccani, due figure, bellissima l'opera in visione. Ha soltanto, sì, ma hanno gli sconti, eh? Ah, buongiorno. 1.500 euro sempre da scontare. E adesso un altro di quegli artisti da tenere d'occhio come mercato, perché lui è Claudio Vernia, e parliamo di un pezzo unico di Claudio Vernia, una grande opera di Vernia, datata 1972. Claudio Vernia, datato 1972. Come? L'89, ok. Lo posso offrire a 2.900 euro. 2.900. Nonostante la bellezza dell'opera e la grandezza dello stesso. 2.900 euro. Ce la fai perché è pesante. Okay. E adesso concentriamoci sul fascino di questo dipinto ad olio di Eliano Fantuzzi. Ma che artista meraviglioso, quanto mi piace. Quanto mi piace, che atmosfere uniche. Atmosfere uniche per Fantuzzi. Al bar. L'opera in visione è l'opera numero 90. Un metro per 70, olio su tela, amici, 1.500 euro. È di una bellezza questo quadro. Ricordate che i prezzi che sentite sono sempre da scontare, chiaro? Un quadro così a 1.500, da scontare il grande Fantuzzi. Via! Passiamo al numero 91 e lo facciamo con il magnifico Costaby, Mark Costaby. Mark Costaby, 50 per un metro, come? Veramente bello questo quadro. New York, 7.000 euro, sempre da scontare. E il numero? Ed è il numero 91 in visione, veramente. E adesso lei, amici, Marco Lodola. Olio su tela, un metro per un metro e 50. Un metro per un metro e 50, l'opera in visione per Marco Lodola a 1.500 euro. Non fate polemiche che non servono a nulla. Questa trasmissione è straordinaria. Si chiama Orlando Moves, Orlando Trasloca, quindi facciamo spazio. E i prezzi di stasera chiaramente sono ben diversi. 1.500 da scontare ancora, un metro per un metro e 50. Dimmi te. E ora godetevi tutto lo splendore. Grazie. Confermata questo, la numero 90. Grazie. Di questo capolavoro di Giuliano Gelli, ma che meraviglia è lui, grandioso. Giuliano Gelli, guarda qua, è bellissima questa opera, bellissima. Giuliano Gelli, olio su tela, misura 1,20 m per 1,60 m, ve lo offro a soltanto 4.000, quando scocca il coffee time. Forza.
Grazie ad Alessio. Non ve le fate sfuggire perché Schifano è un mito e lo sarà per sempre. Una sorta di collage sulla carta stessa, questa è proprio la carta millimetrata, e poi il passaggio di colore ad olio a smalto, dove fuori dalla casa succede di tutto, turbinio, tempesta, ma la casa resta intatta. In tutti i quadri di Schifano, fuori dalla casa succede di tutto, come nella vita se vogliamo, no? Ma la casa resta sempre solida. Chiaro? Questa è la forza di Schifano. Sono due pezzi eccezionali, davvero eccezionali, esauriti da un pezzo. E attenzione, perché anche in questo caso, il primo di voi che chiama può prenotare una o l'altra, ha soltanto 900 euro, una o l'altra, sempre da scontare. Ma penso che di voi ha prenotato la precedente, ha già un 20% di sconto, o chi le prende tutte e due ha un 30%, vuol dire che le porti via a 630 euro l'una, non male. In bocca al lupo, sono bellissime, non ve le fate sfuggire perché Schifano è un mito e lo sarà per sempre, sempre di più, ha soltanto 630 euro, una per l'altra, con la terza prenotazione, oppure 900 euro, comunque da scontare di un 10%. È mio? Grazie mille. Wake up everybody, no more sleeping in bed. No more back thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war and poverty. Oh, wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. We just let it be. Na, 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 na. The world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hate.